Max Allegri regala la Champions alla Juve, mentre a Bergamo Gasperini umilia Daniele De Rossi. Fattuale, direbbe qualcuno. Chiedete scusa Max. Chiedete scusa Max. Dov'è Gianni Bianco che ci ha fatto il ride? Gianni! Zitto, guarda che ha fatto, vedi che ha fatto. Tra l'altro oggi serata importante, attendiamo con ansia Augusto Sciscione, ma non volevo farvi vedere questo, ma la reazione di Gianni, visto che ne stavo parlando prima nel countdown di oggi pomeriggio, dopo stasera secondo me rischiamo la chiusura, eh? Però vi faccio vedere questo qua. Praticamente io cosa faccio? Oggi pomeriggio entro nel canale di Gianni e gli dico: chiedete, chiedi scusa a Max Allegri. Questa è la sua reazione. Volta, fidati del Don che io ti banno, vai a fare in culo, eh. Io te lo dico, io ti banno. A me non me ne frega un cazzo che vieni qua col nome di OCV. Io ti banno. Anzi, ti banno perché merda sei tu, merda. Bannate... Che non gli avevo scritto merda, tra l'altro, eh. OCV, gli avevo scritto, chiedi scusa... Tu e chi t'ha dato... Ah no, gli avevo scritto... Chiedi, merda, chiedete scusa a Max Allegri. Hai nick in mano. Hai rotto il cazzo, chiedete scusa, ma vergognati, ma vergognati. Ma di che cazzo? Poi gli hanno spiegato che ero io, ma non è cambiata. Gianni, ti si vuole bene parecchio. Grazie mille ragazzi degli auguri che state facendo a Pino, ma vi ricordo che io non sono padre. Grazie mille, però, eh. A oggi, cioè sono padre in IR a oggi. E comunque è un bel cazzo in culo essere padre, eh? Vi dico la verità. Allora, amici, ovviamente non partiamo dalla Juve, ma prima di partire volevo farvi vedere una roba. 27 mesi che mi rubate 5 euro. Grazie mille Ricky Savo per i 5 euro al mese, che poi alla fine a noi ce ne arriva uno praticamente, Ricky. Già, grazie. Mandamele per Poste Pay, guarda. Magari faremo arrivare solo 5 euro. Ah, faccio vedere una roba, poi faccio entrare gli ospiti. Non so se l'avete vista. Sono scaglionati, ma sono tutti settimana prossima. Praticamente oggi pomeriggio Rovazzi sta facendo una live su Instagram. Scaglionati, ma sono tutti settimana prossima. Passa lui, che vi dico la verità. Dove ti trovi? No, non la Fabio. Dico. Dove ti trovi? Gliel'ha chiesto il palo. Grazie Les e grazie Gian. Ragazzi, andiamo subito sulla Roma, ma prima... Visto che non sono arrivati gli abbonamenti, purtroppo, amici miei. Però, se l'è tatuato sulla pelle. Sono Zurlo. E fidati del Don Max. Buonasera OCV, chiedete scusa a colui che ci porta in Don Champions Merda. League e ci fa probabilmente vincere la Coppa Italia con Nicolussi Caviglia. Uea. Rugani. Alessandro Miretti. Che altro non lo so, vedete, Ealing Junior. Altri, mettetene altri. Voi volete fuori sia lui, avete già cacciato Mourinho, che ha fatto più di De Rossi, e adesso volete cacciare a me. Complimenti, questa è la serie che volete. Complimenti, bravo.
Buonasera, buonasera Don. Lasciate sempre contenta di vederti. Sì. Ma, amici, Adesso qua c'è una critica pesa, scusa un secondo. Pancio, sono abbonato a questo canale da 9 mesi e sinceramente vedere un personaggio indecoroso e impresentabile come il Don proprio non me lo merito. Se ci tieni ai miei soldi, caccialo per sempre. Non rientrerà più. L'ho già tolto. L'avevo nasato. Grazie Pietro, grazie mille. Ragazzi, non esagerate, dico Paolo, se lo potete per favore mutare, che avrà detto una cazzata, noi cerchiamo sempre di non bannare, però vi ricordo che la chat è il riflesso di quello che siamo noi, quindi se dovete offendere qualcuno fatelo a livello creativo, per favore, ok? Altra protesta, sentiamo, da parte di Just Domi. Io sono abbonato da 35 mesi e capisco perché il Don invece è un personaggio fondamentale per Occhio. Diciamo che ci dobbiamo riposare, è vero, grazie Josh Domi. Gli altri ragazzi ci hanno fottuti, ci manca Torre praticamente. Io ho cercato di non far venire Torre, ok? Pensate così, pensatela in questo modo. Cari amici, però non partiremo con la Juve, con il Don, ma partiremo con un'altra squadra. Buonasera Kaiser. Buonasera Pancio, buonasera Donna, buonasera a tutti ragazzi. Male, 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 si può dire? Forse anche riduttivo. Forse la peggior Roma di sempre, Kaiser? Di quest'anno? Ma guarda, una Roma che si allinea forse alle ultime uscite, un po' presuntuosa, un po' sfilacciata, poi sembra fare questi arrembaggi senza senso, gioca a tutto campo. Scusa che c'è un alert, senti un attimo. L'Atalanta fa lo stesso percorso della Roma, però loro non sono stanchi, andavano 2000? Bello sta alert. No, era una domanda, c'era... Vabbè, un attimo, se volevi rispondere, ma immagino... A parte che l'Atalanta fa una partita in meno della Roma, e poi vincere ti dà più energie rispetto a perdere nel modo in cui perde poi la Roma anche ultimamente, che si fa i gol da sola. C'è una persona però che l'aveva detto prima degli altri, quando tutti gridavano al miracolo sportivo, un uomo disse... Io non scendo dal carro. Buonasera a 11 metri. Buonasera Paccio, buonasera Don, buonasera Casinone. Buonasera a tutti ragazzi. Ciao. Buonasera ragazzi, buonasera. Situazione pesante? Tanto. Più che pesante si rivedono i grossi problemi che qualcuno aveva annunciato. Che la qualità della rosa è quella che è, e non trovo colpe a Daniele perché ha fatto quello che doveva fare, ma purtroppo la qualità dei giocatori è veramente, anche perché in campo ci scendono i giocatori alla fine, non sono proprio scesi in campo, cioè a Roma non ha cominciato proprio a giocare, sembrava che un veterano che fischiava l'arbitro andassene a casa, ma non è quello l'atteggiamento giusto. Solo che quando qualcuno diceva la verità era scomoda e allora era colpa sua, mentre adesso siamo tutti belli, tutti bravi, ma i risultati sono questi. Non a caso va in semifinale di Europa League, te la fa perdere un giocatore inguardabile che dà una palla sulla linea della porta agli avversari e quindi perdi e non vai in finale e non vai neanche in finale. Poi ho sentito qualche romanista che diceva che da quando c'era De Rossi era una rosa forte, riattaccare i giocatori all'improvviso, non c'è avuto una pausa, non ho capito che è successo, perché mo riattacca i giocatori, prima sapevamo fare i grossi. Ho capito a chi si sta riferendo, mi è arrivato un video, lo faccio vedere. Ogni riferimento a cose e persone è puramente casuale, per carità. Allora lo faccio vedere adesso, dopo, quando vuole. No, noi ci è arrivato questo al botto. E poi con giocatori come Renato Sanchez, Aouar, Spinazzola, Dybala,
Shaarawy, Pellegrini. Ma tu stanno dovevi prendere. L'altro anno Mourinho che cosa fa? Sceglie la coppa. Ecco, stanno dovevi far campionato. Dovevi far campionato. Ma... stava pure a Buda. Ah, sembrava che eravamo messi d'accordo, Mancio. Mannaggia, oh. No, perché io guardo sempre il nostro canale Telegram dove ci arrivano. Scusate un secondo. Sono in live, Sespo. Lo so che stai in live. Senti un attimo, io ho 5 minuti contati. Vuoi che ti sparerò la squadra della GOT? Che ho proprio 5 minuti contati. In voi, solo per voi di OCV. Vai, minchia, subito. Vai, mandami il link. Vai. Ah, Marco Dio. Giusto. E amami. Giusto. L'ho visto l'altro giorno, Sespo, a derby di YouTuber. Facciamo una parentesi, ragazzi, o no? O andiamo sulla vai, Roma? Chiedo alla chat. Non credo che sia il padrone. No, chiedo alla chat. Io decido con lui. Perché stavamo introducendo. Fate un pull al volo, Don, per favore. Sì. Ma lo spoiler degli Olimpo, minchia, mi ha messo l'ansia, ma voglio sentirla un attimo. Ha detto 5 minuti. Rinnovato Porrini poi, Rinnova Porrini, tanta roba. Mando il link? Cosa sta vincendo, sì, Don? Dicete sì, la chat. Ah, l'hanno già fatto, aspetta che ti metto i risultati. Aspetta, non mi mette il mio che c'ho WhatsApp aperto. Ragazzi, vai. 4 giorni si parte, Allora, tanto adesso andiamo sulla Roma, facciamo proprio come arriva, eccolo qua, un secondo allora, vi tiro via un attimo, che è arrivato Sespo, un secondo, chiedo scusa. Benvenuto al presidente degli outsider, Edoardo Sespo. No, scusate. Eccolo qua. Tutto bene. Cenando, mamma sto mia. Aspettando il mister Mazzè che fra 5 minuti arriva, che dobbiamo parlare un paio di cose, ma la squadra è completa e voglio dirlo in esclusiva per OCV, voglio dire in esclusiva per il mio amico Pancio, posso? Beh, minchia, ho stoppato, c'era la Roma, ho stoppato tutto. Ah, te lo sai sti cazzi della Roma, della Lazio, il mio canale di Twitch Italia. Parliamo di competizioni serie, la GOT League che a breve inizierà. Allora, Porrini okay. Ha rinnovato. Allora, posso dire che ufficialmente Porrini è un giocatore dell'Olimpo per questa summer season. Ma avevamo visto anche la sua storia. No, avevamo visto anche la sua storia. Cazzo, continui a farmi questi piatti. No, non ti sento, Edo. È andata via la linea. È andata via la linea. Esce e rientra. Quando ti arriva una chiamata è così. Ma poi perché cazzo continuiamo a inquadrare il cibo? Facciamo così. Che cazzo è? È un difetto di quelli di Instagram, no? Che ogni tanto devono fare così per il ristorante, tipo un bias praticamente. Scusate, una chiamata per il rosso, stranamente. Allora, scusate, stavo dicendo, sì. Sto a cena, ufficialmente, il prof Porrini, sì. È un giocatore di Olimpo per questo summer, ma posso dire, l'annuncio solo per voi, purtroppo avete visto l'addio di Simone Berlini. Dimmi. No, ci faccio. No, perché io vorrei, diciamo, tenerli in tutta la sera, se riesci. Cioè, che entri a tratti e ne dici uno. Quindi un altro nome, poi se poi riparti, ripassi dopo, okay. Ci alziamo. Allora, posso dire semplicemente che Berlini non è più il capitano degli Olimpo. E quindi? Ma il capitano è Simone Crispo. Ah, vabbè, quindi conferma di Crispo. No, ma qualche, dimmi uno, almeno uno succoso. Quanto succoso? Vorrei il nuovo acquisto in difesa, una cosa così tipo. Tipo posso dirti che una nuova scelta presidenziale è Manuel Pascali? È un nuovo giocatore di Olimpo. Ma allora è vero? Pascali, ma ha tradito Radnai? Domani, perché domani sera si terranno gli allenamenti dell'Olimpo. E posso dirvi anche un'altra cosa? No, frate, basta, mi hai mandato in crisi. Ok, ti dico solo che tornerà un'altra scelta presidenziale, che è il giocatore più forte che la GOT League abbia mai... Zaccaria? Io non dico niente, questo l'hai detto te. Ma che squadra ha fatto? E ti dico...
dico che ci sono altri VIP. No, no, che... non dire, basta, 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 non voglio più soffrire. Mamma mia, Pascal Zaccaria. È già uscito un po' su Got Insider? Raga, Pascal, io... Ma Pascal... Ma porco di dici. Oh, Pascal ha tradito Ragnar, raga. Oh. No, non è ancora uscito. Non so se sul salotto è uscito. No, rientra dopo e ci dice altri VIP. Adesso andiamo sulla Roma, così la dilatiamo. Minchia, sono scioccato da sta roba qua. Io l'avevo sentita ma non ero sicuro. Minchia. Minchia, Pascal Costa, eh. Tra l'altro, ragazzi, vi dico una cosa. Kaiser e 11 metri, voi la seguite, la GOT? Sì. Allora, vi dico... Ah, qui abbiamo un VIP quasi in entrata, eh. Io ci credo. No, volevo dirvi una cosa, che siete invitati anche voi, non so che squadra ti fate, non ditemelo, ditelo al Don, perché vorremmo fare quest'anno, anziché le live reaction della Fucina, sia nella giornata di giovedì, sia nella giornata di venerdì, una balconata GOT League con i vari tifosi, ragazzi. È una novità per darvi un contenuto in più, un po' più ciccioso, guardarsi gli highlights. Ottimo, con vero piacere. Dove? Ancora non lo so, stiamo vedendo, ragazzi, stiamo vedendo. Lo facciamo qua su CV Sport, su CV Sport. Sì, sì, qua. Balconata la sera. No, in chat dove giocherà Manuel. Dove andava, tra virgolette, hanno chiesto. Dissingaiale, ragazzi, però se non gli portate delle robe del cazzo a Dale, che è un amico, dai, su. È una roba il calcio, dopo uno magari live non capisce. Qualche moderatore vada là a stemporare. A stemperare. Che cazzo vuol dire? Ma a proposito di Daiale, l'altra faccia della medaglia dei romanisti. Un uomo che inizia a sognare, signori. Il nostro direttore, quasi in Champions, Augusto Ciccione. Tutto a vacanza. Ma come il mare della Lazio? Iniziamo l'anno prossimo. Ah, fai ancora finta di non crederci. Fai ancora finta di non crederci. Questa è la grammatica che hai scelto di adottare. Ma che cosa? Di non credere nella Champions. Ma che Champions? Che l'Atalanta perde con Leverkusen. Cazzo vanno. Beh, dopo ci guardiamo la classifica. Un attimo che faccio entrare gli altri ospiti. Buonasera, un grande amico. Grazie sia di OCV che di Daiale. Buonasera Massi, ciao Massi, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera Massi. Buonasera. Com'è Massi? Ragazzi, oggi l'Atalanta andava, non so che mangiano a Bergamo, però sembravano alieni. Correvano 10 volte di più da Roma, non si stancano mai, ogni 3 giorni giocano e loro è come se giocano ogni 15 giorni, neanche una volta a settimana. Complimenti all'Atalanta, complimenti a Gasperini, complimenti al preparatore atletico dell'Atalanta, che veramente sta facendo un miracolo a Bergamo. Che c'è sto dissing con Daiale, ditegli di passare di qua, zio, che ci conosciamo da 4 anni, non so che cazzo stia dissando, raga, cioè noi qua so che magari voi chat volete il dissing vero, il flame, quelle robe lì vi piace, noi però chi conosce OCV sa che è un contenitore di intrattenimento dove scherziamo e questo è lo spirito nostro di prenderlo, quindi non siamo in cerca di quella roba lì, per chi lo sta scrivendo. Lasciate in chat, chiaro? Riportando delle cose sbagliate, esatto. Capito, sei impazzito, dopo gli spiegheremo, dai, che cazzo è, non lo so. Però un po' fa tutte e due. Rispetto per i tossici. Io penso che lui si sia tirato, credo, che si sia tirato, perché poi alla fine prendi estrapoli magari un concetto. Ma che sì, è molto, ma sono più... le robe che diventano virali su TikTok, che mandano, come mandano a me, cioè, o di tutti voi. Sì, cioè, per me banalmente, se ti mandano una clip è perché il tuo volto ci si gioca sopra. Una volta si faceva con i televisivi. Noi, secondo me, di OCV siamo stati i primi a farlo proprio con chi fa intrattenimento sul calcio, ma penso che questo sia un valore, perché inizia a avere dei riferimenti che non sono più Sabatini, magari,
o altri, diciamo, della televisione, come si chiama quell'altro là del Milan che urlava sempre, che urla sempre, che c'è ancora. Oh, credo che poi ci sia un contesto, no? Che poi che quella clip viene utilizzata per magari dar credito a 11 metri, poi uno si incazza. Ma Faina diventa famoso per ste robe qua, adesso ne hanno mandate tanti, sì, anche di no. Faina su Cialanoglu, che le ho viste. Esatto. Ma ricordiamo che chi non cambia idea, signori, è un coglione. Quindi, oh, quindi ben venga che uno cambi idea su Cialanoglu. Andiamo avanti, però non volevo far finta di ignorare la chat. Tu rimani un coglione pure se cambi idea. Niente, sì. Ci sono anche chi rimane un coglione, rimane un coglione. Rimane un coglione proprio a prescindere. Quindi, scusate, buonasera alla più grande giornalista romana, Francesca Tendori. Buonasera Francesca. Teodori, che dove vieni? Che dove vieni? Buonasera. Buonasera Francesca. Buonasera. Com'è andata la Ternana oggi? Che magari è meglio per... No, la Ternana lasciamo stare perché abbiamo vinto, ma purtroppo sarà play out con il Bari, quindi insomma giovedì è un'altra giornata di quelle pesanti, insomma. Però vabbè. Con la Roma non ne parliamo, insomma, mai una gioia si può dire, dai. Bene, la gioia per la Juve, no? Raga, in chat, ragazzi, vi dico una roba, scusate agli ospiti se mi interrompo. Ragazzi, la moderatori non possono sospendere tutti. Non parlate male di Daiale o di altri, qua siamo per giocare, punto. Non mi interessa quello che uno dice di me o cosa gli avete riportato, ok? Sono robe che non mi... cioè siamo qua per divertirci e questo è il nostro spirito, poi magari privatamente chiariamo se uno ha capito male, ok? Non cioè, perché sennò vi dobbiamo bannare, cioè proprio siete nel lato sbagliato di internet, ok? E non mi va di rompere stasera la quarta parete tutte le volte e mettermi a parlare seriamente, che mi voglio divertire, ok? Boh, basta, per favore. Buonasera a un uomo che si diverte, specie questa sera, Emiliano Girolamo. Buonasera a tutti. Io vengo. Ciao a tutti, ciao Kaiser, ciao Massi, ciao, grazie per avermi fatto una donna. E anche alla cara Francesca. Sono entrato per dire una cosa velocissima. Una cazzata, già lo sapevo, dai. No, non è una cazzata. Tu oggi, tra l'altro, caro Kaiser, hai fatto due video. Uno su Patrick e sua difesa, e Patrick ha segnato oggi. Patrick superiore a Mancini nel rispetto dell'avversario. 1500 volte di più. La seconda cosa che hai fatto è preso in giro la coreografia della Lazio, che è stata fatta in curva sud anziché in curva nord, tra l'altro fatta da curva Maestrelli, non chiamiamola curva sud, e va bene anche così. A oggi abbiamo dimostrato quanto vale veramente De Rossi. De Rossi vale 300.000 euro all'anno perché è un allenatore scarso. Mettetelo in testa questo. Che sia chiaro. È fondamentale. Ma sta leggendo Emiliano, si è fatto il discorso. Ma dove? No, dicevano in chat. Un abbraccio. Capo Pistriti, Pancio, mi hai scritto prima. Hai studiato, Emiliano? No, non c'è da studiare, ragazzi, è fattuale la cosa. Vanno fatto un mazzo così pure stasera. Vanno fatto un mazzo così a Leverkusen. Con ogni grande De Rossi ha perso con l'Inter, ha pareggiato col Napoli, ha pareggiato con la Juventus, ha perso con l'Atalanta. Insomma, tutto bravo. Quello che ha fatto. Ragazzi, è fattuale. Bravo, ha perso con le grandi, però ha vinto con la Lazio. È vero. Ha perso con la Lazio, ha vinto con la Lazio, verissimo. Ha vinto due. Ma io, ragazzi, parlo del campionato. In campionato De Rossi ha un'andatura che è pari e uguale a quella del posto che la sta consolidando in questo momento, quindi il settimo posto. Voi, che fino all'altro ieri pensavate di vincere l'Europa League, a oggi vi rimettete con i piedi a terra e vi rendete conto che siete scrausi più della Lazio con i giocatori che avete. Quindi questo è. Emiliano, ti sei ripreso? Possiamo essere scarsi. È uscito con l'insider. Ci può essere scarsi, io te lo posso anche accettare, ma pensa a quelli che stanno... Pesante! Scusa. Allora, ragazzi, per un attimo, andiamo a vedere un secondo le statistiche e parliamo un attimo però della partita in sé, senza parlare per forza... Diciamo, arriveremo a... Sonzo, per chi lo stava chiedendo, sta arrivando, ragazzi, allo stadio.
immenso, Gonzo, immenso. No, quello che a me mi ha stupito, dico ai romanisti, è al di là del risultato e le occasioni da gol che si è mangiata l'Atalanta. Minchia. Cioè, ragazzi, l'Atalanta al primo tempo, oh no, poteva stare 3-0, eh. No, ma c'è un rientro di qualcuno, ragazzi. Credo che c'è una statistica. Credo che le ultime squadre che abbiano affrontato la Roma hanno una media di pali presi che sono superati 2 a partita. Cioè, la Roma piace. E diciamo, da quel punto di vista, io un allenatore come De Rossi lo prenderei sempre, perché con la fortuna che c'ha, onestamente, andrà lontano. Ecco, però mi sembra che dal punto di vista della partita non c'è mai stata. Cioè, il punteggio è largamente a favore della Roma, nel senso che poteva prendere sicuramente più gol, ma la differenza secondo me è stata proprio su tutto, al di là dell'aspetto fisico, secondo me anche tecnico, che comunque sarei aspettato una partita un po' diversa dalla Roma, ecco, secondo me. E poi abbiamo capito che la Roma senza Dybala perde gran parte della sua pericolosità offensiva, secondo me. Però è l'unico che ti riesce a fare qualcosa. E che Lukaku mi sembra già bello che è in vacanza. Lukaku, secondo me il problema della Roma è stato che fino al gol del rigore era come se non fossero in campo. Dopo, secondo me, è un po' migliorata. Non ci vedo tutto. Ma scusa, Pancio, parli del terzo gol in 3 rigori in 2 partite, giusto? Quello? Vabbè, quello lì sì. Ah, ok, perfetto. Comunque stanno uscendo fuori. Allora, secondo me, Andre, sono stati un po' nascosti quelli, adesso non so se 11 metri e Kaiser sono queste persone, però sono stati un po' nascosti quelli che aspettavano, no, questo momento. Cioè, la Roma in una settimana è uscita dall'Europa League, beh, contro un Bayer Leverkusen incredibile, e praticamente sta buttando la Champions League, e stanno uscendo i murignani, i murigni, come li vogliamo chiamare su internet. Posso dire una cosa, Roma. Grazie, Davide. Posso spiegarti il mio punto di vista? Allora, io nella live precedente ti ho detto una cosa molto forte e molto importante, forse non c'eri. Ho detto che secondo me, al posto di De Rossi, nessun allenatore avrebbe fatto meglio prendendo le macerie della Roma. Ok, ti ricordi, Pancio, c'eri tu? Certo, me lo ricordo, certo. E secondo me, come nessun allenatore ricordo al mondo avrebbe fatto meglio, perché quello che ha fatto De Rossi è stato grandioso, perché ha preso una squadra di merda in condizioni indecenti. Però è ovvio che poi quando vai a giocare contro Xabi Alonso, che è un fuoriclasse, un predestinato, Gasperini, che è un allenatore vero, è ovvio che te imbrigliano. Oggi De Rossi ha fatto la classica partita che sta facendo nell'ultimo periodo. Preso un tuo. Ragazzi, scusate, ma c'è un cane che piange da qualcuno? E da te, Kaiser? No. Per favore. No, no, prego. Sennò ti smutavi, però se eri tu, no. Grazie, Gattone. No. E ti stavo dicendo, la Roma fa l'ennesima partita presuntuosa, tutto campo uno contro uno, stile inglese. Noi non ce lo possiamo permettere, perché il livello dei nostri giocatori non è pari alla qualità dei giocatori avversari delle squadre che abbiamo affrontato ultimamente. Molto semplice, non capisco come De Rossi non riesca a capire questa cosa. Facciamo l'arrembaggio dal primo minuto, subiamo i contropiedi 3 contro 4, 4 contro 5 al terzo minuto. Un allenatore predestinato, Kaiser. Cioè, ma predestinato che ha detto? Io ti ho detto che ha fatto meglio per l'ambiente Roma rispetto a come avrebbero potuto fare tanti ma non lo altri. Possiamo sapere, Kaiser. Non lo possiamo sapere, Kaiser. Ma De Rossi c'ha più responsabilità, cioè non c'ha meno responsabilità di quello che pensate. La società è assente. Io non so come sta bene una presidenza che non parla mai, che non dice mai niente. Le cose vanno bene, dice niente. Le cose vanno male, dicono niente. C'è il direttore sportivo. Si sa, oggi un'altra volta De Rossi andrà a campagna acquisti. Chi la farà? Si sa, i giocatori, la maggior parte sono in prestito. Il bilancio l'abbiamo visto tutti com'è, non si commenta. Cioè, io credo che la tifoseria debba un po' scuotersi dietro questa situazione abbastanza grottesca, perché sembra che la responsabilità non è di nessuno, perché non parla mai nessuno, e parla solo quello che magari la responsabilità è meno di tutti, che è De Rossi, perché poi ha preso una situazione più grossa di lui. Quindi boh, io la vedo, cioè, proprio l'ambiente dal suo punto di vista un po' piatto. Scusate un secondo, io ragazzi. Credo. Scusami Massi, volevo far entrare che è arrivato il grande tifoso dell'Atalanta. Buonasera Giorgio. Asfaltati, gridati, maltrattati, asfalti. Come asfalti? È aperta la ditta qua, asfaltati completamente, arati. Ti hai fatto vincere la partita. Di qua, di là, in su, in giù.
Ringraziate il Signore che abbiamo deciso di non farne troppi. Ringraziate il Signore. Asonso, te posso dare un consiglio. Non c'è niente da dire, devi ripetere quello che ho detto io. Senza parole. Che demolizione ordinaria, straordinaria. Ti posso dare un consiglio? Dovreste veramente abbassare il cappellino lì, eh? Come fa a parlare? Ti posso dare un consiglio? Allora, prima di godere e di esultare, aspetta di vincere Europa League e la Coppa Italia. Fidati. Cazzo, sempre. Il consiglio te lo sta dando esperto, che sa come si perdono tutte e due, tranquillo. Allora, scusate, esatto. Ragazzi, che prima scusate Sonzo, per favore, allora chiedo a Sonzo di non coalizzarsi con i laziali. Abbiamo interrotto Massi che stava parlando lui, prego Massi. No, semplicemente perché analizzare la Roma dovremmo andare da tanto lontano, è quello che è successo a Roma negli ultimi anni, però purtroppo qui in questa città è difficile parlare proprio di calcio, è difficilissimo parlare di calcio perché ci stanno giocatori che magari segnano un derby e diventano idoli, ci stanno allenatori che arrivano, vincono la Conference League e diventano idoli. Purtroppo è proprio difficile parlare di calcio in questa città purtroppo vive di questo, vive che poi diventano tutti fenomeni, poi diventano tutte pippe tutte insieme, vanno dietro alle ventate, quindi se poi uno vuole parlare quello che sta succedendo realmente alla Roma in questi anni è che non c'è stata una progettualità in niente. L'Atalanta è la dimostrazione che sono 8 anni che loro fanno calcio pensando di fare calcio e crescono di anno in anno, e la Roma va dietro i nomi, tipo se non portavano Lukaku la piazza impazziva, e se non portava Dybala la piazza impazziva, e però grazie a Giuseppe Mourinho sono arrivati questi giocatori, grazie sempre che sono arrivati, grazie perché li paga lui proprio, è tasca sua, quindi questo ci meritiamo, cioè c'è poco da dire e c'è poco da fare, finché noi non ci mettiamo in testa che bisogna mettere le persone che sanno di calcio e fanno calcio a Roma, perché la Roma sta senza un DS da anni, perché Tiago Pinto non è un DS, fino a che non si racconterà questa sta piazza e non si crescerà mai, saremo sempre qua alle casse le ferite a pensare che siamo grandi ma non siamo. Tutto qua. Vedevo Francesca annuire alle parole di Massi. Fino a oggi non ci sono stati... Sì. Persone che sappiamo di calcio a Roma? Cioè, No. Ti spiego perché, aspetta, perché poi si fa il giochetto. Chi l'ha preso questo giocatore? Tiago Pinto. Quello forte l'ha preso Giuseppe Mourinho. La pippa l'ha preso Tiago Pinto. Tanto da questo giochetto non si esce qui. Quando va via questo allenatore? Quando va via questo allenatore da qualunque città ha allenato, c'è la distruzione. Massi, però la narrazione tua è sempre estremamente lineare. Però adesso, no, io stavo facendo due conti. Ci sono più streamer romanisti che parlano di Roma che cinesi in tutta la Cina. È chiaro che ognuno dice la propria. Quello che dico io è che bisogna essere coerenti. Quando vi si diceva 2 mesi fa, quando eravate nella fila delle partite, delle vittorie, vi si diceva, regà, occhio, perché state facendo il massimo condivisore di quello che è stato lo scorso anno. Occhio, no, bla, pa, pum, pum, pam. Oggi stiamo parlando di una Roma che non è più in Champions League per l'ennesimo anno. Non te sto parlando della serie, te sto parlando da Emiliano a Massi, e non andrà in Champions League per l'ennesimo anno. Non è detto. Guarda come intanto mette le mani avanti. È un po' 11 metri dalla Lazio praticamente, che dice attenzione ragazzi, attenzione. No, non è detto, perché potrebbe adesso si mette una maglietta dall'Atalanta, ti verranno con l'Atalanta che siamo dalla Lazio. No, tranquillo, no. Siete messi quello del Milan. Posso rispondere Emiliano. Dopo Emiliano, Francesca. Tu un po' lo conosci l'ambiente di Roma, no? Anche se certo. Sei della Lazio, comunque sai certo. quante
quanti parlano di Roma, le radio che ci sono, no? Tu sai quello che succede nelle radio. Purtroppo poi c'è chi diventa amico, chi per prendere la notizia, il giornalista che deve prendere la notizia diventa amico, e allora dal momento in cui sono amico di Tiago Pinto difendo Tiago Pinto perché avrò la notizia. Questo si è sempre creato a Roma e si fanno sempre gli schieramenti. Noi ci hanno raccontato che Tiago Pinto ha fatto bene, no, Tiago Pinto ha fatto male a Roma perché ha portato giocatori di merda e con l'avallo del suo allenatore del periodo, perché se non gli stava bene come se lavorava a Roma, perché voleva rinnovare? Perché voleva rinnovare? Che giocatori ha portato? Non ha portato niente, non ha portato giocatori di gamba, non ha portato un prospetto giovane. Cosa ha fatto quest'uomo per far crescere il club? Nulla. Quindi a me, quando si parla adesso della Roma, della problematica della Roma, e si dice, ah no, perché José Mourinho, no, José Mourinho non ha portato un cazzo in questa città, e mettetevelo in testa. Pesante. Mamma mia, cambio idea adesso. Cambio idea. Scusate. Allora, può essere, magari ragioni. Vabbè ragazzi, allora, ognuno ha il suo parere. Anzi, Pancio. Noi facciamo un comunicato alla Roma, prendete Massi che capisce tutto di calcio, sa come si danno le allora patenti di pallone. Eh no, perché che nessuno capisce di calcio, ci va Massi, abbiamo risolto il problema. Va bene. No, scusate, allora, ragazzi, c'è la Francesca. Perdonatemi. Io sinceramente l'unica cosa che non trovo tutto quello che ho sentito corretto, sono pienamente d'accordo stranamente con Augusto su quello che dice riguardo al discorso della società, perché sono assolutamente convinta che abbia ragione, il problema non sia De Rossi. Però anche questo discorso Tiago Pinto, Mourinho, cioè in qualsiasi squadra, dalla Serie C alla Serie A, maggior ragione, non esiste che un giocatore lo prende il direttore e un altro giocatore lo prende l'allenatore. È la società che prende un giocatore, perché l'allenatore fa presente quelle che sono le caratteristiche, non indica sicuramente il nome, molte volte non accade, molte altre volte sì, e il DS si adopera per quello, perché se no sarebbe anche vero che se allora a Mourinho non andavano bene i giocatori di Tiago Pinto poteva tranquillamente dire ragazzi vi saluto, arrivederci e grazie. Quindi la responsabilità secondo me è uguale. Quindi non è questo, ma il problema è un altro, cioè la Roma oggi, se vogliamo analizzare la partita, l'Atalanta... Benny, per favore. No, chi è che ha detto meno male? Pancio, io so che magari non ti piace. Giocano insieme, cioè giocano insieme da una vita, sono rodati, è una squadra che sa come deve giocare a memoria. Hanno Scamacca che va a cercare la palla dietro, non fa come Lukaku che l'aspetta, la perde. Noi abbiamo passato una partita a rincorrere la palla, quindi di che cosa vogliamo parlare? Ripeto, abbiamo preso Lukaku che in alcune partite è totalmente nullo, questo è quello che penso io. Guarda come se la ridacchia troppo. E poi direi altro. Ma infatti secondo me, ragazzi, io dico anche agli amici della Roma, poi non so cosa voleva dire Sonzo, ma secondo me il fatto è che cioè l'Atalanta ha una rosa troppo più forte, raga, oggi. Cioè, oltre a essere basta in forma... vedere il valore, eh? Basta che vai a vedere il valore della Roma. Non sei d'accordo, Massi? Io ho tanti di persone che sottovalutavano l'Atalanta che sono presenti in live. Adesso diciamo che questa qua è l'Atalanta Prandi, quest'anno non l'abbiamo mai vista, Don, così. No, però... non è vero. Vabbè, ragazzi, scusate, però di che vi meravigliate? Ah, la rosa più lunga dell'Inter, non più forte, è più lunga dell'Inter. Hanno speso 100 milioni sul mercato, sono 8 anni che giocano insieme. E chi dovrebbe essere? A Roma che ha preso De Rossi 3 mesi fa e gioca con... Vabbè ragazzi, andiamo a risentire però i vostri pronostici della partita di oggi. I pronostici della partita di oggi, amici cari, erano che tre quarti dei romanisti che sono qui presenti davano la vittoria della Roma oggi, sofferta ma vittoria della Roma. No, ma no, Emiliano, guarda, mo ti dico una cosa. E poi dicono perché Augusto, no? Dico, ho ragionato Augusto. Non so, Augusto, se arrivo, ti ricordi Don, quando. Mi raccomando. Parlavamo, chiacchieravamo che se la Roma doveva scegliere di fare l'Europa League o il campionato, perché non ha la rosa giusta per fare queste due competizioni, perché c'ha i giocatori mezzi rotti e quindi doveva fare una scelta. Ti ricordi gli insulti? Ah no, tu non sei vero tifoso da Roma e tu capisci un cazzo di pallone e no, perché bisogna giocarle tutte le partite.
La Roma non poteva farlo, perché se guardavi il calendario ti accorgevi che c'avevi 5 partite, una più difficile di un altro, e ti andava in castra completamente anche l'Europa League. E è quello che è successo. Ma non è che mi metto qua di io c'avevo ragione, voi ci avete torto. Sto dicendo che la Roma, no, allora De Rossi ci aveva torto, perché De Rossi ha detto me le gioco tutte. Ma io ma infatti ma ragazzi io vi saluto, scusate, no, altrimenti perdo una compagna dopo 10 anni. Un ciao, abbraccio, ciao, e ciao, grazie per l'invito. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, ciao ragazzi. Ma dire questo era andare contro il fatto che l'ha detto De Rossi. Augusto ha detto una cosa l'altra volta, infatti non doveva essere la scelta dell'allenatore, doveva fare la società che doveva fare la scelta. Tutto qua. Una cosa, Massi, il discorso è una questione di timing. Tu l'hai detto dopo la semifinale d'andata. Se la società prende una decisione, la deve prendere ai 16esimi. Oggi giocate col Feyenoord, tirata non vince. Adesso ci andiamo. No, ma non si ma guarda che fare la scelta non significa non vince. Significa giocare Azmoun, Baldanzi, Selic, Bove, metti questi in Europa League e poi vedi dove portano. Ai 16esimi, ai 16esimi. Non dopo la semifinale d'andata. Dopo la semifinale d'andata i giochi sono fatti. È finito, però sì, allora, ho capito, è oggettivamente differente. Certo, ma se, voi vedete il rendimento della Roma nelle ultime giornate, la Roma ha fatto i miracoli, perché la Roma onestamente non so da quando non merita di vincere una partita, io non mi ricordo, forse l'ultima ha vinto meritamente con Milan, cioè il resto vanno preso a pallonate, il Napoli va preso a pallonate, sembrava il Barcellona de Messi, Leverkusen è andata in ritorno, ha fatto 100 tiri. L'Atalanta. Ti metto un secondo con Sonzo. Con l'Udinese. Lei aveva fatto delle dichiarazioni. Adesso io non voglio mettere l'audio perché me l'ha mandato Sonzo. Lo dica lei, cosa aveva detto? Non ho capito. Io ho mandato. Lei aveva, aveva detto qualcosa, no? Sull'Atalanta. Cosa aveva detto? Io non la ricordo. Ah, non te la ricordi? Vabbè, ti rinfreschiamo. Rinfreschiamo un po' le idee, dai. Aspetta. Buongiorno Sonzo, sono il Kaiser. Mi dispiace veramente tanto che avete preso il Liverpool. Avrei preferito affrontarvi io, perché eravate nettamente la peggiore delle 8 e quindi avrei preferito che la mia Roma vi affrontasse. Adesso mi ricordo che l'ho chiesto io di mandarlo. Grande Sonzo, bello mio. Anzi, ti devo dire una cosa però. La risposta che mi hai dato è stata una risposta da strippone, perché questo era un messaggio simpatico di uno che più grande, che aveva voglia di scherzare, e tu hai strippato. Anche questa sera quando entravi in chat, non mi ricordo a chi l'ho detto, gli faccio i complimenti per questa Atalanta. Tu sei entrato e hai fatto lo strippone anche questa sera quando sei entrato in chat. Però sembravo ragazzo e sono contento se vinci la Coppa Italia, no? Dai, dalla luce vino, dai, dalla luce vino. Grazie. Chiedo una cosa ai romanisti, che ne avevamo parlato dopo la sconfitta, che è sempre facile parlare dopo, però chiedo, è stata sbagliata quella scelta lì adesso col senno di poi, Massi, te che ti vedo un po' più in protezione, cioè forse di puntare sull'Europa vista la rosa corta? Ma la rosa non è Dybala, come sempre quando nelle occasioni importanti di pure che alza la mano e si tira fuori. Selic non si sa che fine ha fatto. Kasdorf è quello che è, Cristante le sta giocando tutte, Pellegrini le sta giocando tutte, Paredes le sta giocando ragazzi, non potevamo competere su due competizioni così. Io poi lui, De Rossi, ha in mano la situazione, ha deciso di giocarsi con la Juventus titolari e poi andare alle Leverkusen e giocare e poi con l'Atalanta. Io avrei fatto altre scelte, ma io, siccome sto sul divano, guadagno un decimo dell'attuale stipendio di Daniele De Rossi, lo sa lui quello che deve fare. Io spero che la Roma si metta a progettare calcio, che prima, che adesso se lecchiamo tutti le ferite e si riparte con un progetto fatto dei giovani, con gente de gamba che gli va a decorrere, con un gioco che prende i giocatori per Daniele De Rossi, e speriamo che tra 2-3 anni si vedranno i risultati. Questo bisogna fare, perché purtroppo in questo preciso momento non c'è niente, c'è tutto da ricostruire.
No, ma io non sto a piangere, Sonso, io... credimi, non è il fatto di piangere, io guardo all'Atalanta con tanto stima, perché è il calcio che piace, che mi piace, cioè quando vanno a prendere i calciatori a due soldi e li fanno crescere e vanno e credono nel vivaio, è proprio quello che a me... che no, vado cercando parlando, da anni. Parlando un po' seriamente, secondo me la differenza l'ha fatta anche il fatto... cioè che noi siamo passati in Europa League, voi no, eravate un po' con la testa bassa, cioè quasi rassegnati, e... però non pensando magari che questa è un'altra competizione, vi stavate giocando qualcosa di serio ancora. Ma no, bene, forse semplicemente l'Atalanta era troppo forte. Ma no, l'Atalanta, ma l'Atalanta, raga, ma tu l'hai visto, cioè, ma tu stavi allo stadio, sembravano che correvano, io non so che cosa ha mangiato a Bergamo, anzi, poi magari in privato me lo dici, no, perché è, veramente... è il Gatorade, il Gatorade. Fate paura, Manfredi sta andando a scatti, non si vede. Manfredi ti... vuole raccontare di De Ketelaar, ma non si vede. Manfredi vuole romper cazzo con Mancini, te lo dico io. Lei, ma andate a dormire, va. Vabbè, ma Mancini, ragazzi, comunque volevo dire, il Bologna che va in Champions è la quindicesima, mi pare, squadra per monte ingaggi. Questo significa quello che io l'ho sempre sostenuto, che la programmazione, le scelte fatte in maniera coscienziosa, cosa che non fanno i grandi club, perché spesso si cercano i nomi, giocatori già pronti che poi ti fanno spendere un sacco di soldi e non ti creano ricchezza. Cioè Bologna va in Champions, è la quindicesima squadra di Serie A per monte ingaggi, quindi credo perché che questo Francesca... sia indicativo. Lo sai perché, Francesca? Perché prima ha costruito l'Atalanta, esatto, e poi ha costruito il Bologna. Si chiama Sartori, uno che sa di pallone, che sa di calcio, esatto, il signor Sartori. E a Roma già abbiamo Tiago Pinto, capito? Tiago Pinto. Io non so dove cazzo l'hanno preso, Tiago Pinto. L'hanno preso, Tiago Pinto, su un algoritmo. Sartori. Ma chi è Tiago Pinto? No. Sartori è un diresse che ti può dare delle basi, ma la Roma è una società che ha già delle basi. Non può andare a prendere il Gosens sconosciuto piuttosto che il Gin City sconosciuto, perché quando perché sono arrivati a Bergamo era nessuno, Cioè se prendi quei giocatori lì a Roma cosa succede? Esatto. Beh, certo, questo è un altro argomento. La Roma prima di Tiago Pinto ha acquistato il miglior direttore sportivo in circolazione per curriculum, tale Monchi, che è stata la sfortuna più grande della Roma. A volte quando ti arrivano sul tavolo aziendale i curriculum, tu vai a prendere il migliore e poi ti esce Monchi. Abbiamo preso pure Monchi, non è andata male pure con Monchi. E il problema sono i direttori sportivi, sono allenatori, sono giocatori. Non è che è proprio un ambiente marcio quello del... Simile Allegri è duro e difficile, però voglio dire una cosa... Voglio essere veloce e conciso. Vuoi spezzare una... prego. Sulla Juve oggi... o sulla Roma? No, è sulla Juve. La Roma è cazzo ne frega me. Stavo dicendo... No, sulla ma Juve, ci andiamo dopo. Vabbè, allora lo dico sulla Roma, che io vi ho ascoltato a lungo. Sulla Roma voglio dire una cosa. Purtroppo, sembra strano, però i tifosi della Roma forse sono illusi un po' troppo con Mourinho. Io... invece do ragione chi critica Mourinho. Mourinho, attenzione, ha si schiera dalla parte di Massi. Massi ha perfettamente ragione. Mourinho ha illuso un ambiente, perché Mourinho è abituato a fare la prima donna e ci è riuscito sia a Milano sia a Roma. Mourinho fa la prima donna, se ne sbatte di lasciare le basi in una città, in una squadra. Mourinho vi ha fatto fare due finaline di Europa League e siete convinti che siete una squadra europea. Ad oggi siete una squadra mediocre, la verità, parla la classifica. Cioè non potete pensare che la Roma sia una grande squadra da fare grandi acquisti. Ragazzi, siete sesti in classifica o settimi. Cosa volete? Mourinho vi ha illuso, perché Mourinho non getta mai basi. Mourinho vi ha sfruttato, perché Mourinho con quattro lacrime vi ha comprato Roma e il Colosseo. Olè. Diciamo che tu vivi una situazione simile in casa, prezzo, così giusto? Zero titoli. Ma io vi dico, per quanto a livello di contenuto, io sono a favore di José e Max, devo dire che effettivamente quello che ha detto BJ non fa una piega, anche sull'Inter quando è arrivata al triplete se n'è andato, è uno che pensa a se stesso. Ma per lasciare il triplete, no, ha vinto tutto. Per lasciare il triplete, ma magari ce lo lasciava a noi. Signori, il re di Roma. Anche se ultimamente non gli sta andando benissimo, buonasera al Asso di Roma. Buonasera. Buonasera John, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Se. Ciao Asso. Ti aspetta il commento mio, Mancio? No, vabbè.
quanto riguarda, vabbè, partiamo subito dalla partita, diamo meriti a quello che è l'Atalanta attualmente, una squadra sul piano fisico, sul piano del gioco nettamente superiore alla Roma, e si è visto una partita che doveva finire 5-1 e l'avevano rubato un cazzo, un 2-1 che sta strettissimo, come se tu, capito, porti Nelle e te compri una small dedaglia. Questa è stata l'Atalanta stasera. Per quanto riguarda la Roma, Sonzo, per favore, quanto riguarda la Roma, io quello che rimprovero ai ragazzi, quello che rimprovero alla Roma, è il fatto che si sapeva che eri scoppiato fisicamente, stavi in detta difficoltà, ma il campanello d'allarme arriva da Roma-Bologna, non da oggi. Quello che rimprovero fortemente, che mi ha fatto incazzare, mi ha fatto un bufalì, sono quello che è mancato maggiormente proprio su tutti, è l'atteggiamento e la voglia. Atteggiamento e la voglia che sono stati indecorosi, roba vergognosa da parte di Roma, perché quello che tu mi mostri con la casualità di prenderti un calcio di rigore e poi ti metti a giocare a calcio, quell'atteggiamento lì, seppur poco al cospetto dell'Atalanta che ha prodotto 60 volte più di te, comunque lo potevi avere anche dal primo minuto, e non che sei sceso in campo in maniera così indecorosa, zero voglia, sembra che te stavano a fare una cortesia, cioè non sembra proprio che erano scesi in campo e erano rimasti a Trigoria a giocare questa partita. Quello che invece dispiace è che post Leverkusen mi sembra proprio sia Pellegrini che Paredes erano consapevoli di quello che era la partita, di questa partita qui, che era l'ultimo treno, era la partita definita da loro della stagione, la partita dell'anno della stagione. E se poi nella partita della stagione dell'anno ti presenti con questo atteggiamento qui, con questa voglia qui, onestamente parlando, è improponibile, è inaccettabile. Io ci sto che comunque sia, magari avresti perso comunque, perché l'Atalanta è tanta tanta roba, signori, l'Atalanta è tanta tanta roba, ha strameritato, lo dico con totale umiltà, sportività massima, e però sai quello che mi mostri, quello che tu mi mostri, bello bello Sonzo, quello che tu mi mostri dal 65esimo in poi, come di serenamente mostrato dal primo minuto, invece di dopo il rigore, Ste. Esatto. E tu ti metti a giocare dopo il rigore, ma perché tu la partita così, poi ti piavano a pallonate comunque, ma tu una partita così con voglia, che atteggiamento, no? Ma manca a metterci la gamba, molli, manca dici fa un contrasto, fa un fallo, niente. Niente, niente, quindi quello mi farò del culo. Chiudo e lascio parola agli altri. Andrei, a De Rossi non ho nulla da rimproverare, a Daniele non ho nulla da rimproverare, ha fatto il massimo che si poteva fare in 4 mesi, e spero ovviamente che la società gli possa dare quello che chieda per il suo credo calcistico, e spero che a breve venga comunque sia ufficializzato un direttore sportivo che sia all'altezza di quelle che sono le esigenze. Ah, quindi in linea con Massi, in linea con Massi. Posso aggiungere una cosa velocemente? Scusate, no, prima che magari i romanisti il mio discorso lo prendano come io, possono scambiarmi per un antiromanista, assolutamente no, anche perché l'ultima volta avevo fatto i complimenti alla Lazio. Io, essendo che sono... Quindi antiromanista. Io... Torno. No, assolutamente no. Voglio anzi che la prendano come un consiglio, perché vi dico la verità, io sono uno del sud e io amo la città di Roma, e vi dico la verità, voglio bene sia la Roma che la Lazio, perché per me rappresentano il calcio del sud, perché non lo rappresenta per me il Napoli, anche perché hanno fatto la storia a modo loro, perciò non pensate che sono un antiromanista, lo faccio per voi, toglietevi l'illusione di Mourinho, tutto qui. Beh, è un po' come per i napoletani quando parlano del Napoli, ragazzi, di Luis Garcia, dire non era così tanto male. È normale, Andrea, che ci sia il paragone, però, raga. Io Andrea non so che ha detto Massi a tal riguardo. Parlava anche lui di una... più sulla società, anche Massi assente, diceva, no? La società? Ah, la sì. Società, ripeto, la società... Grazie, gli errori grandi di questa società, Andrea, sono due, l'ho detto già l'altra volta. Il primo è aver donato un direttore sportivo a un allenatore come Mourinho, perché sono un binomio incomprensibile, insostenibile. E il secondo errore che ha fatto la società è averlo cacciato al 16 di gennaio, quando andava cacciato molto molto tempo prima Mourinho. Questo è il disco. Questi sono i due grandi flop, i due grandi errori che ha fatto questa società. Prima parti con Mourinho, ma non gli prendi un direttore sportivo che possa lavorare con Mourinho, che possa garantirgli un minimo di quello che gli serve, e poi in una stagione, nella terza stagione, no, dove deve venire fuori una Roma plasmata per mano allenatore, succede il devasto più totale in Coppa Italia, in campionato. Chiaro. E tu quando lo cacci il 16 gennaio, quando tu lo devi cacciare molto molto prima.
Allora, un secondo ragazzi, vi avevo fatto vedere una roba prima, così rimaniamo invece sulla partita di stasera. Con la partita di stasera Giuseppe Pastore dice: la Roma ha subito 56 tiri nelle ultime due trasferte e negli scontri diretti contro le prime 5 della Serie A ha racimolato solo 2 punti su 30. Poi fa gli esempi ovviamente. Vabbè, non era così pochi dal 63-64. Secondo voi una serie di sfortunate coincidenze? No Andrea, ma nei dati, allora, a fare gli analisti siamo bravi tutti, ti metti la lavagnetta e dici che questo... Vabbè, ce l'hanno mandato al bot poi, di Telegram, no, e lo stavo leggendo. Non ce l'ho con te, io analizzo quello che c'è scritto, no, a fare analisti siamo tutti buoni, ti metti la lavagnetta, scrivi quello, capito, che te dice Wikipedia e sono forti tutti così. Ma tu devi guardare quello che è stato prodotto, quello che è stato creato, quello che sono stati i 4 mesi con De Rossi. Cioè, i primi 3 mesi non si lamentava nessuno, ok? Nell'ultimo mese, dove è arrivato il mese più importante, ma anche quello molto più difficile di tutti gli altri, comunque sì, hai provato a tenere botta, ma non ce l'hai fatta perché il primo problema è che, ripeto, da Roma a Bologna è venuto fuori il primo campanello d'allarme. Là il tuo problema qual è? Che tu sei scoppiato fisicamente, Andrea. Te girano tutti attorno, perché subisci tanto? Perché lui la fai a correre appresso. Poi provi a recuperare partite e fai fatica e prendi contropiedi perché ti alzi. Però per quanto riguarda il discorso degli analisti, io credo che ognuno fa questo discorso quando gli è comodo, Ste. Perché quando... Emanuele, ti faccio subito rispondere pure a Riccardo, Ad oggi mettersi qui e dare addosso a Roma e a sparargli la croce rossa. Allora, un conto sei incazzato, io sono incazzato, ho fatto il video post partita perché sono incazzato, ok? Certo. Della partita. Ma una partita, ok, non mi può condizionare l'operato fatto in 4 mesi di un allenatore. Che la Roma ovviamente ha qualcosa da cambiare, lo sapevamo pure con Mourinho. Io l'ho detto, il discorso l'ho fatto a Riccardo, l'ho fatto a Emanuele, al figlio, l'ho fatto a Massi 1000 volte. Il problema non era semplicemente imputare tutto a Mourinho, era distribuire nelle colpe, come l'ho sempre detto, le colpe per la fetta, no? A fetta a Mourinho, a fetta ai giocatori, a Pinto e alla società. Questi tanto l'hanno capito, tanti altri invece si sono schierati solo con Mourinho e sono solo colpe dell'altro. Ma non funziona così. Ecco perché io ho detto, e ci stanno i video su YouTube, perché quelle sono le prove, le controprove e le straprove di quello che dico. Mourinho ha pagato per tutti, bene. Pinto se n'è andato da solo, bene. A giugno ci sarà qualcun altro che pagherà per ultimo, ma te staccava lì, ci andava a fanculo. Non è che mi scordo quello che la Roma, l'ho sempre detto, nelle sue difficoltà, certo, nei suoi limiti, nei suoi problemi, è una buona squadra che è attrezzata per lottare per la Champions League, ma in una situazione travagliata, a De Rossi non mi sento di dire niente, perché non ci scordiamo che questo uomo qui è arrivato al 16 di gennaio e ha lavorato in questi 4 mesi senza nessuno della società vicino, non c'ha avuto manco l'appoggio del direttore sportivo, questo parlava solo con Giacomo Massi, che è analista, e finisce la storia. A livello societario non basta una chiamata ogni 2 settimane col presidente o 2 chiacchiere fatte con lui, che fa totalmente male. C'era 11 metri che doveva rispondere, poi penso anche... Sì, soltanto una cosa, perché io ho sentito anche dire che la squadra non correva perché Mourinho non gli faceva allenare, dopo invece andavano a 200 all'ora perché De Rossi gli faceva fare i recuperi, faceva a doppia seduta, le cose se ne sono state dette tante. Però io a De Rossi non gli imputo nulla, perché io mi avvio con la società. Purtroppo per la prima volta in vita mia sono d'accordo con Augusto. È questo che mi fa pensare, solo questo. E la società è assente da 3 anni, attenzione. Però, da oggi, però oggi va bene essere incazzati per l'atteggiamento e la voglia che non c'è stata, perché quello che tu mi mostri al 65 o puoi fare pure dal primo minuto, parliamo, sei chiaro. Ma l'ha detto pure De Rossi, eh? Bravo, ha detto pure De Rossi è qualcuno, io non so nessuno, dice De Rossi. Bravo, ha detto De Rossi è qualcuno, io non so nessuno, io ho la mia semplice opinione. Però è un dato di fatto, però ad oggi ricominciamo tutta la tarantellaro. Ma sono là che fino a giovedì eravamo tutti orgogliosi, stasera ci sta che c'ero del culo, e comunque sia te la prendi con chi è sceso in campo, eppure con Daniele che ha sbagliato qualcosa, signori, non è che non ha sbagliato niente. Guardalo qua, non gliene frega niente, sta sognando in grande. Prendiamo, prendervi tutti alla volta, è il momento di riempire la bacchetta, Il messaggio di Fra Rullo. Manca un progetto serio e la società non sembra intraprendere. Potete. Ora ha messo De Rossi per far sì che l'allenatore sia contento dei futuri acquisti.
I tifosotti millantano dicendo che l'anno prossimo sarà forte la Roma, ma non è così. La società dovrà cambiare tantissimi calciatori e quindi De Rossi sarà il capro espiatorio. Società ridicola e assente. Romanisti, aprite gli occhi e battete i pugni. Sogno di entrare in live un giorno, faccina con occhi a cuore. Che bene o male quello che stavano dicendo, grazie Fra. Continua a pagare che entrerai. Ma scusate, ma posso dire una cosa? Storico, tra l'altro, diciamo. Sonzio, ti dico una cosa. Possiamo sentirci gentilmente mercoledì? No, quando è la finale di Europa League? Scusami. Di Europa League il 22. Il 22. Noi, se c'è una live il 22 sera, voglio che mi invitano, perché ti voglio vedere ballare il 22, perché tu stai facendo il galletto, ma tu puoi portare a fine stagione. Vabbè, ascolta, amico mio, cioè, se bisogna venire qua a fare la bubbia, sto vado a letto mezz'ora. Fammi parlare, dai, se devo venire qua a fare la bubbia, vado a letto mezz'ora. Tu rischi. Se lo faccio sempre 0-0. Sonzo, tu rischi. Per il 122esimo anno di chiudere zero titoli. Perciò ma non è un problema. Ma noi non siamo costretti a vincere niente. Grazie, meritocrazia blanca. Alla. Ma va, perché è rei. Per noi è tutto di più. Guarda che tu sei il prossimo. Mercoledì tocca a te. Ma beh, tocca a te. Abbiamo toccato tanti trofei, voi avete toccato soltanto le lattughe, pomodori, va bene. In Champions perché abbiamo vinto noi. Pensa un po', hai festeggiato stasera. 22 sera, io sono il primo a farti i complimenti, però ti voglio vedere ballare dopo che alzate zero titoli, caro Sonzo. Diamoci un bello. Io sarei. Appuntamento accettato, c'era Massi e poi Asso. Vigile, tu vieni qui a fare la morale a un ragazzo e ti fa l'Atalanta ad una squadra che ad oggi a te, Allegri e compagnia cantante, vi fa una capoccia così mercoledì. Vieni a fare il galletto tu che pareggi 1-1 in casa casa le prime del processo. Effettivamente. E questa sera ringrazio l'Atalanta che ti hanno mandato il tempo a momenti aperte pure. Tu partire, mi sa che finivi pure che i giornali. Io sto dicendo a Sonzo di fare bene il galletto e di parlare il giorno 21. Ma gode, ma è giusto che gode. Se devo essere depresso. Sonzo, stai in finale della Coppa Italia, stai in finale Europa League e stai in Champions League. Ma che cazzo deve fare Sonzo? Deve stare come la mummia. No, io voglio dire solo una cosa. Non so come si chiama il ragazzo della Juve. Te posso garantire che stai vedendo niente, DJ, non stai vedendo nulla, perché io credo che se noi stavamo al posto dell'Atalanta adesso stavamo arrampicati sui soffitti, cioè la trasmissione li facevamo sui lampadari, cioè, tutti 11 metri, tutti, chiunque era tifoso da Roma, cioè quello che sta facendo l'Atalanta è qualcosa di incredibile. Bravo Maschi, Champions League dal campionato, la coppia, fine Coppa Italia, la fine Europa League, ma che cazzo no, ma ragazzi, c'è adesso a Roma probabilmente mezza città si sposta, perché comunque bisognerà portare tutto. È quello che ha fatto l'Atalanta, ma te lo garantisco io. Ma non bisognerà portare tutto alla città che siamo, perché comunque la città contano i trofei, conta alzare trofei, secondo me. Magari cominceranno da mercoledì ad alzarlo, magari cominceranno mercoledì a far prima. Qui a complimentarmi, ovviamente ce l'ho col Don, ce l'ho con BJ dell'esternazione, che vedo DJ. No, ma Don, vedo che c'è i spasmi, sta lì che si muove tutto. È indifendibile BJ, cioè, che cazzo devo dire? No, però mi dispiace per Don che sta lì che c'ha tutti gli spasmi che vuole, capito? Amore mio, è tutto così sta. Posso dirti una cosa, BJ? Dimmi. Sai qual è il più grande? No, fammi parlare, però ti ho chiesto se posso dire una cosa. Fallo parlare. Fammi parlare. Sai qual è il più grande trofeo per noi di sti anni? Quale? Vedere i bambini nelle scuole all'intervallo con le magliette dell'Atalanta. Ma questa è una bellissima. Quando io io ho 28 anni. Quando andavo all'elementare io non esisteva nessuno che ti fava Atalanta la vieta. Forse mi sono lasciato un po' andare. Allora, ci sono le parole di De Rossi e poi andiamo a fare migliore e peggiore.
Don, ci riesci a prendere dalle pagine meme, per favore, che mettono le dichiarazioni? Io non ho sentito, scusa, c'era rumore, cosa devo prendere? Se le prendi le parole di De Rossi, comunque lui dice fondamentalmente la differenza l'ha fatta la forma fisica vostra rispetto alla loro. Avete ora due partite per chiudere il campionato e vi serve molto riposo. Il giornalista, lui, dobbiamo trovare queste energie perse. Dobbiamo arrivare sesti per forza, perché il gruppo lo merita. Non meritiamo di arrivare davanti a questa Atalanta in queste condizioni. Tutte queste partite sono state un ostacolo per i ragazzi. Ci riposeremo e... per ricostruire qualcosa di più pronto. Grazie. Il calcio è a questo livello. Le squadre forti giocano ogni tre giorni. Noi possiamo attaccarci alla stanchezza. Non possiamo attaccarci alla stanchezza. Dobbiamo essere pronti, loro vanno il doppio. Dobbiamo essere più pronti se vogliamo raggiungerli. Io non so se è vero, però qualcuno ha detto in chat che lui addirittura prima ha detto bisogna fare una rivoluzione. No, c'è questa c'è la Massi, parte... c'è la Massi, prego Massi. Ma allora ragazzi, noi stiamo parlando dell'Atalanta, del Bologna, di queste squadre che vanno a 200 all'ora e che hanno progettato di fare una squadra con certe caratteristiche, con giocatori con certe caratteristiche. Arriva Daniele De Rossi, vuole fare un tipo di calcio e un tipo di calcio come vuole farlo Daniele De Rossi devono stare tutti al massimo e non si deve fare male nessuno. Perché? Perché tu non puoi fare quello che può fare Daniele Rossi magari con Cristante, non lo puoi fare con Kasdrop e con Selic. Tu molto probabilmente pecchi su questo, perché poi se vai giù di condizione perdi le partite e prendi le imbarcate, perché la Roma ne sta prendendo troppi dei tiri. Io questo lo sto dicendo da mo, che la Roma sta prendendo troppi tiri. Io non voglio assolutamente fare una critica a Daniele De Rossi, lo voglio vedere il prossimo anno. Questa squadra in mano a Daniele De Rossi con dei giocatori per il suo gioco, tutto qua. Io questo vorrei dalla Roma, che contattassero una volta Daniele De Rossi. C'è un caso solo in cui, esatto, sesto posto in Champions League solo se l'Atalanta finisse almeno quinta e vincesse l'Europa League. E quindi dovete, attenzione, perché tutto nelle mani di un uomo, il destino dell'Europa. Sonzo, ma Touré com'è? Ci dica, allora, un attimo di a partita in corso, quando entra strappa la partita, perché comunque ha una velocità che è impressionante. Però vabbè, cioè io secondo me non è ancora pronto per fare il titolare, perché ovviamente Scamacca è un altro tipo di giocatore. Però ad esempio mercoledì secondo me può dare una mano quando entrerà in campo, perché non partirà titolare. Però per me Touré è giocatorone invece, Sonzo. Cioè, per me sì, però non ha una statura importante per fare il vero 9, cioè ha bisogno di un compagno. Io vedo per esempio uno Scamacca sacrificabile, Lookman Traoré titolare. Scamacca sacrificabile, mamma mia. Se la Roma perde due partite in campionato, la Roma può passare. Ma quando ne perde due? Se l'Atalanta ne perde due. No, dice in campionato qui, dice in campionato. Ma non perde mai, a partire del 2 giugno decide l'Atalanta. Vediamo la classifica. Vediamo la classifica. 2 giugno, in realtà abbiamo anche lo scontro diretto a favore. Quindi Kaiser, lei cosa ne pensa? Arriverà a quarto. Il 2 giugno c'è una partita Fiorentina-Atalanta, che è l'Atalanta che decide come finisce. Cioè l'Atalanta deciderà se vincere, se perdere, se pareggiare, in base a quello che gli va di fare. Che ci prega. L'Atalanta in questo momento. Ma io onestamente non credo che la Fiorentina, con la rivalità che c'è, venga qua in gita, a prescindere. Bravissimo, Zonzo. Ma la Fiorentina gioca tre giorni prima la finale di Conference League. Se vince stanno ubriachi, se perde se ne vanno in vacanza. Ma che gli frega? Stanno in vacanza, Sonzo, dai, questo bisogna dirlo. Cioè, la partita di campionato è inutile per la Fiorentina. Cioè, con quello che vuoi, rivalità e tutto, ma stanno in vacanza, dai. Boh, magari di testa sì, però non pure l'Atalanta potrebbe stare magari. Esatto, magari sì, ma l'Atalanta sta giocando la Champions, Augusto arrivo. Ma che sta a giocare la Champions, dai, su. Allora, è già dentro l'Atalanta la Champions, deve solo decidere se arriva a quarta, perché la Juve continuerà forza mecenati meno, non lo so, vuole arrivare quarta, boh, non lo so, speriamo di no per la Roma. Allora, facciamo migliore e peggiore, che poi ci vediamo gli Alessi della Juve e anche purtroppo quelli della Lazio, quindi da chi iniziamo? Francesca.
Allora, guarda, per la Roma il migliore credo che sia stato El Shaarawy. È entrato bene, secondo me, anche Bove, che rispetto a Paredes oggi ha giocato meglio. Il peggiore, diciamo che oggi non è che mi sono piaciuti tanto la difesa, nessuno, però forse il peggiore è Christensen. Boh, forse è lui. Okay. 11 metri? Allora, per me migliori pari merito Angelino, Shaarawy. E peggiore su tutti i fronti Pellegrini, che non lo posso più vedere. Cazzo. Io Shaarawy e Bove migliori a pari merito, peggiore Pellegrini. Vabbè, Kaiser, dai. Volevo differenziare un po', ma qua a parte veramente Bove, il Shaarawy e un po' Angelino, perché faceva fatica la fase difensiva, il resto, vabbè, stiamo parlando di un voto 5, il resto tutti sotto al voto 5. Tra i peggiori io metto uno che secondo me non è neanche mai entrato in campo, un giocatore proprio inutile quando ci stanno questo tipologie di partite, Baldanzi, non può proprio circolare. A lui o gli dai la palla in mezzo ai piedi e la fai gestire perché è forte tecnicamente, come la partita si fa un attimino più fisica, più veloce, viene bullizzato come se fosse un bambino di 10 anni che gioca con i grandi. Chi c'è? Massi? Migliore in campo Bove, mi è piaciuto come è entrato, mi è piaciuta la partita che ha fatto. Peggiore in campo veramente difficilissimo tra Lukaku, però te dico Mancini, perché per me sul primo gol cioè, ha fatto una cosa veramente incredibile, cioè, non puoi lasciare a De Ketelaer quello spazio e imbarazzante come ha difeso quel pallone. Ma come Lukaku? Che al secondo tempo è lui che ti ha riaddrizzato tutta la storia, ha cominciato a giocare, gira tutta la Roma con Luca. Oh. Vabbè, ma 10 minuti, ho capito, ma l'80 minuti no, è stato bullizzata tutta la difesa, non ha preso un pallone di testa. Io quando Massimo, dimmi quanti palloni gli sono arrivati a Lukaku, Massimo, quanti palloni ogni porta che stava per aria il pallone, e tu una prima di testa. Allora, ma che deve fare da solo contro tutti, ma... Quello che ha fatto Scamacca alla quella parte. Che... Esatto. Sì, ma là c'è la Scamacca con tutti, qui c'è San Lukaku contro tutti. Sì. A me continuo a dire, a parte ho messo Mancini come peggiore, secondo me, però Lukaku a me non mi è piaciuto, come non ha ragione Kaiser, un altro Baldanzi che è sparito dalla partita, come esatto, purtroppo. Faccio sognare, ti dico qual è il migliore mio, dai, faccio sognare. No, aspetta, prima Sonzo e poi te Asso per ultimo. Vabbè, migliore De Ketelaer per la partita sontuosa, i due gol, cioè, ha fatto una partita veramente clamorosa. Poi vorrei citare anche Ian, che è un giocatore che comunque abbiamo preso dal Verona, quindi non da una squadra già pronta, però lui invece è un giocatore pronto, cioè, a mio modo di vedere è uno dei difensori più forti che abbiamo preso. Peggiore, vabbè, Atebur e Pasalic, che sono i due che diciamo si sono un po' restati in ombra durante la partita, però niente di troppo pessimo, dai. Vada. Allora, peggiore Mancini, imbarazzante oggi, è arrivata la frutta proprio, sta pagando proprio tanto, ma è nostra che hanno vista, ha fatto la giocate tutte, pure che la Pubargia, ma sta oggi imbarazzante. Migliore, caro Massimo, ti stupirò, Angelino il football e Forbicetta, il 69. Oh mio Dio! Il Forbicetta Angelino, 5 milioni di euro. E anche lì c'era chi si dividerà, e questo chi l'ha portata... Allora, aprono le gabbie, ragazzi, che dobbiamo andare sulla Juve. Prego, Massi. Oh no, Augusto, scusa. No, Augusto, fallo sci. Manco io. Prego, vabbè, Massi. È a Roma, cioè cosa c'entri tu? Vabbè, è lui, la partita. Roma. Sì, il migliore in campo sono indeciso tra il culo di De Rossi e Massa, però penso più il culo di De Rossi. E peggiore in campo, per me, Lukaku. Scusa, posso dire una cosa di Lukaku? Perché, prego. Allora, Lukaku è un giocatore particolare, nel senso che io sono d'accordo in parte con Augusto, che il primo tempo è stato imbarazzante, perché un giocatore pagato come lui, che da cui ci si aspetta una prestazione diversa,
è perennemente fermo, cioè lui non aiuta la squadra, ecco la differenza con Scamacca. Però è anche vero che il secondo tempo ti ha fatto fare veramente il salto, tra virgolette, rispetto, se di salto si può parlare, rispetto al primo tempo. Però lui c'ha bisogno di una spalla, lui c'ha bisogno di combinare, cioè con Baldanzi non si trovava bene. Poi quando è entrato, ovviamente Abraham ha avuto un'altra situazione in campo, secondo me anche credo. Quello Gasperini, pure che gli arrivano le palle, magari. Come, scusami? Avrebbe bisogno anche che gli arrivano le palle, magari. Sì, ho capito, però un attaccante deve anche andarsene a cercare. Avanti da solo, che deve fare più che tre difensori? Wow. E fa sportellate. Gasperini, mai banale, dove pancio appena puoi. Ah, vediamo Gasperini che poi andiamo sulla Juve, prego. Stiamo cercando di chiudere ogni discorso, così l'ultima la regaliamo alla Fiorentina e finiamo con le polemiche. Minchia. Comunque è proprio da Juventus allenatore, ragazzi. Mamma, sì, ma veramente questo l'ha detto, è da Juve, raga, questo... Hai fatto bene voi. Ma veramente l'ha detto, tu, raga? Sì, sì, è cronache. Vabbè, dai. Merita una grande squadra, eh. È pronto. Il degno era di Max. Cosa provi? Cosa... Italia, più grande squadra merita. Brodo di giuggiole. Brodo di giuggiole. Nella vita ogni tanto sei incudine, ogni tanto sei martello. Oggi ridi, non te vorrei vedere piangere domani. Sembra un ragazzo. Quello che ho detto io. Ma su, dai. Comunque è giocabile, ragazzi. Devo piangere. Ma poi ha giocato due finali di due competizioni. Ma le giuggiole cosa sono, ragazzi? Scusate che non lo so, perché se c'è questa frase... È un frutto, è un... Ah, un frutto. Ma è buono come il brodo di giuggiole, che pare che sia una roba... No, non scusate, ma abbiamo un cuoco, abbiamo un cuoco. Scusate. Non è come la carbonara che te mangi tu. Ecco. Ma di cosa sanno le giuggiole? Dolce. Ma non è proprio dolce, ti sbagli, perché è dolce quasi aspro, se non sbagli, è vero Sonzo? Non l'ho mai provato. Che cazzo parlo di giuggiole, se non hai mai provato? Ma messo il detto, ma... Ah, hai detto il detto, non l'ho mai provato, dolce. Dolce amaro, il brodo di Gigiolus. Vabbè, dai, ma che è dolce amaro? Ma dolce amaro è dolce. Ma perché mi chiamo Diogo mio? Ho capito io. Vabbè, ragazzi, allora dobbiamo andare sulla Juve. Chiedo un parere agli amici della Roma: da 1 a 10, quanta sicurezza avete di andare? C'è una speranza per la Champions, Francesca? Parti tu. Ma guarda, credo che siano poche, perché non sono così convinta che l'Atalanta possa, sinceramente, anche se mi dispiace dirlo, però bisogna essere oggettivi. Glielo auguro, perché comunque è una squadra italiana, quindi gli auguro di vincere la finale di Europa League, ma credo che siano poche. E ti dico anche, onestamente, da tifosa romanista che ama la Roma follemente, se deve andare in Champions in questo modo la Roma... ha poco senso. Credo che sia molto meglio ricostruire in maniera logica e sontuosa questa società. Beh, però questa la Champions, ragazzi, ti dà un bel economico. Dicevo. Sì, dici, preferisco. Credo che sia preferisco, insomma, che non vada a fare figuracce la mia Roma, perché per me la Roma... Ma mi sembra anche in chat, c'è qualcuno... Facciamo così, c'è qualcuno di voi che ci crede tra Kaiser, Massi, Asso e 11 metri? No, però non ci rendiamo conto del danno, no, veramente, di quello che è successo stasera. Molto probabilmente domani ci sveglieremo e capiremo che non stiamo all'interno della competizione principe in Europa, e per il sesto, settimo anno consecutivo, e dovremo ridimensionare tutto quello che avevamo pensato di fare con il calciomercato. Questo è un danno clamoroso per la Roma, però zero possibilità. Vedo anche il Kaiser a 11 metri scontenti, quindi immagino di no. Anche ma sì, perché non hai fiducia nell'Atalanta della finale, o perché hai paura della Lazio? Perché non credo che la Roma sta proprio sulle gambe, è arrivata proprio alla frutta. Non ho capito qual era la domanda, ma che domanda era? Preoccupato per la Roma. No, se avevi ancora un po' di speranza, da 1 a 10, quanto secondo te potevate andare in Champions? Dopo oggi. Ah. Pensi pure alla Champions, pensi, dopo oggi. Vabbè, matematicamente... Basta. Devi fare quello che fanno i tifosi come Sciscione, fondamentalmente. Sì, però Asso, adesso...
Molto probabilmente non la vinceremo, siamo sfavoriti, ma se dovessimo vincerla è un peccato, ma non arriva a sesto. Insomma, tu lo sai, no, magari ti sei informato, guarda che ho visto pure sotto i commenti del video post partita mio, mi hanno detto che è una leggenda sto fatto che Atalanta se vince la Coppa ti manda la sesta in Champions League. No, se arriva quinta, e l'Atalanta vince, la Roma accede. Cioè, sì, la Roma se la Roma tiene il sesto posto sulla Lazio, perché adesso ragazzi la Lazio è meno uno. Io non so che ne pensa. Occhio, guarda così per dire. Io non so che ne pensano Massimo. Te prego. Noi rimaniamo là a guardarvi. Io non so che ne pensano Massimo, Kaiser, 11 metri. Onestamente mettemi lì io personalmente sul divano a tifare l'Atalanta manco per il cazzo, zero cortesia, zero, perché voglio che da tifoso da Roma, come ho fatto io che devo sperare le cortesie, te sei meritato un anno al Champions, no, non ci vai, punto, quindi da storia. Senza cortesia che te li mette lì a sperare un culo. Scusi, non ho capito. Vuoi che ti ripeto quello che ho detto? No, il suo parere. Non vorrei mai dover dire grazie a Gasperini. Preferirei il sondaggio? Vabbè, ok, quello lì è l'unica cosa che avevo capito. Non avevo capito l'inizio. Su questo siamo tutti d'accordo, credo. La chat Ciccione inizia quasi ad andare. Ma la Lazio com'è messa, raga? La Lazio non ha pareggiato col Monza? Un punto sotto a Roma, c'è uno sotto, no, però ha pareggiato col Monza l'ultima, no? Monza la settimana scorsa, poi c'hanno quelli, ma fa culo, abbiamo vinto oggi pomeriggio. Ha giocato la Lazio, no, perché io la Lazio non la seguo, certo Agu, che tu parli di culo, che parli di culo oggi pure la Lazio, è cambiato dal solito. Per parli di culo oggi vanno preso quasi a pallonate, però vabbè, ci fanno finta di niente. Perché ce la vediamo la Lazio, possiamo vedere gli highlights. 2-0 con l'Empoli. Ha giocato bene. Sì. E poi andiamo sulla Juve, facciamo veloce. Giusto perché possiamo vedere gli highlights. 36esima di Serie A Team e Lazio Empoli. Oh, metti un po' di colore, Pancio, che non si vede niente. Tutto in bianco e nero. È tutto sbiadito. Bastoni, intercetta. Bella sta uscita. Si Caputo, Bastoni a giro. Alto di pochissimo la prima vera palla. Parla del culo delle Rossi questo. Aspetta, il peggio deve ancora venire. Ma questo è Bastoni, cioè. Sì. Bastoni forte verso la porta. Ma sta a parlare. Cupo Miner a porta vuota, ha sbagliato. Ha fatto 15 gol in campionato. Usai Gendosi vicino. Guarda che stiamo Gendosi maggiore di Nainggolan. Ma questo è sempre Nainggolan. Guarda che bello. Dai, Augusto e Damiano se stavano anche a cassotto allo stadio. Si sono rifatti tutta la pasta e si sono magnati. Altro errore in costruzione della Lazio. A me sta partita non contava niente, onestamente. Stava raccogliendo una margherita a parato. Gran movimento, Immobile davanti al portiere, Immobile! Caprile in calcio d'angolo. Dietro. È sempre pericoloso Immobile. Pericolosissimo per quelli che stanno in curva. Marin avanza, pensa anche alla conclusione che arriva forte. Nei coglioni. Alta sopra la traversa. Nessuno è uscito. Zaccagni verso il centro con la deviazione sotto porta di Patrick, che porta in vantaggio proprio lui all'ultima azione. Ragazzi, è finito il gioco del calcio. Guarda, d'angolo di recupero, molto insidioso di Zaccagni, la palla e il gabbana Patrick era rimasto a terra, molto bene il portiere, poi molto bene, molto bene. Patrick trova un'ottima ancora lui, mamma mia, MVP per Mati Vesino. Accompagnano in quattro, Vesino va da veramente solo, zona tiro, Vesino largo.
Cross di Cacace a uscire, spendi con la testa Mandas, e poi Romagnoli allontana. Possibilità intanto per Pedro, che tocca per Vesino in area. Mati Vesino la chiude, 2-0 per la Lazio. Riesce nel finale a trovare il gol che dà alla formazione. Quanto è finita, raga? Scusate. 2-0. Ma non riesce a leggere il tempo, tu. Cancellieri. No, io mi ricordavo 2-2 col Monza 2-2, quindi. Altra parata del portiere. Vabbè, ragazzi, cioè non è che posso fare tutto. Io l'unica roba che avevo visto. Scusa, ma se vedi Empoli, no, può essere col Monza. No, però ero convinto e mi era rimasto impresso su 2-2. Comunque io ho visto questa, non c'era negli highlights, Ugo. Che? L'avevo messa nel bot questa. Gli hanno sparato. Questa è clamorosa, ragazzi. Questa è gli hanno sparato dopo che ha passato con la carabina, gli hanno sparato. Ma come fa? Cioè io seguo solo la parte bella del calcio, capito? Praticamente questo sapevo. Non ci hanno dato niente, giusto? Perché è abituato che gli danno sempre i rigori, capito? No, guarda, che sono abituati voi a prendere i rigori, tranquillo. Mamma mia. Non l'hanno messo. Stasera avete raschiato uno bello, eh. Comunque i tempi stasera col passo di montagna. Allora dobbiamo salutare gli amici di Roma e dell'Atalanta che dobbiamo andare sulla Juve. Grazie mille ragazzi, scusate. Buonasera. Ciao ragazzi. Grazie Massimo. Grazie Francesco. Grazie Sonzo. Spammate, chiedo moderatori per favore il canale dei nostri ospiti. Grazie mille. Ma adesso ripartiamo da Max Allegri, l'uomo che da solo, a differenza di De Rossi, ha portato là la Juve. Per parlarne questa sera con noi un grande esperto di calcio, un grande amico, Andrea Spadoni. Ciao a tutti, buonasera. Sespo, raga, non mi sta rispondendo, credo stia andato a chiavare un attimo, non so. Ha fatto bene, così funziona. Minchia che bomba Sespo, comunque dopo facciamo un attimo. Anche su Sespo, quindi BJ? Ho messo questa qui. Ah, possiamo vederci gli highlights anche della Juve, comunque, raga. Io direi di guardarci, poi andiamo. Magari qualcuno non l'ha vista. Match point Champions meno 128, raga. La Salernitana nella 36esima di Serie A Team. Cambiato la tiene un lì. Segnale. Lo spazio per andare a calciare. Poi preferisce appoggiare verso Vlahovic che prova a cercare il gol, trova invece la traversa dopo deviazione di Fiorillo. Prima grande chance per i bianconeri dopo 7 minuti e mezzo. In allarme i difensori bianconeri, parte il calcio d'angolo, colpo di testa e rete, il vantaggio di Pierozzi, 1-0 Salernitana. Ma come Pierozzi? Ma chi è Pierozzi? Forte argentino, fortissimo. Nicola Pierozzi che festeggia fortissimo, il clamoroso 1-0. Mi sentirete fare per la Golden Stake? Sei, pallone che gira, Szczęsny evita altri guai alla Juventus. La Salernitana vuole il secondo. Magari. C'è proprio quel cognome. Tutto solo. Meme. In quei mesi saluta il pallone, poi va giù dopo contatto con Szczęsny. Tutto ok secondo l'arbitro, ma che rischio per la Juventus. Scherzo. Interviene c'era sul pallone, poi chiaramente uno streamer che diceva che era un fenomeno. Non dico il nome. No, dica. Locatelli. È uno streamer di Enerix. Diceva che era un fenomeno, un grande giocatore. Cambiato, è libero, può provare il tiro. Sì, Cambiato, ci prova! E scheggia il palo con il pallone che termina sul fondo. Az. Koulibaly perde l'attimo, non c'è fallo di Rabiot. E allora la Juve può andare con Chiesa, dritto per dritto. Accelera Mamma Chiesa, mamma mia, il giocatore più forte del ancora mondo. Chiesa, palla per Vlahovic. Occhio a Vlahovic in aria. Vlahovic! Porca, al incredibile. 59esimo, occasione enorme per i bianconeri. Uno contro uno. Ildiz prova a entrare una in aria. Una cosa del genere la fa la Leao, sparano merda per 5 anni. Vola a mettere in calcio d'angolo. È ora che Vlahovic ci prenda delle responsabilità, ragazzi. L'1-1. Non vi dice una. Si accentra Miretti. Non è gol, non è entrato il pallone. Poi Chiesa, ancora Chiesa sterzata.
dovrebbe essere calcio d'angolo. Mamma mia. Terzo legno della Juventus, sfortunatissimi bianconeri con Miretti. Weiling Junior, pallone basso sul primo palo, Locatelli sul secondo, sbuca Adrien e pareggia i conti. Qui bravo Locatelli a metterci il tacco. Eh sì, gol di Rabiot che sbuca sul secondo tacco palo del Locatelli. Fa 1-1. Mica proprio sì, sì. Sul finire. Il cross di Rabiot, colpo di testa a liberare, poi Miretti controlla, calcia sul fondo. Locatelli chiede ai suoi di rientrare. Castanos. Come hanno fatto qua? Quasi al limite. Poi cerca Basic. Vabbè, dai. Pallone alto sopra la traversa. Basic porta per vedere eccolo qua. Eccolo qua. Juventus e Salernitana. Si chiede Pirozzi, Basic no. Comunque io penso poco fa quando stavo iniziando a dire che poi abbiamo parlato della Roma. Oggi dare la colpa ad Allegri, dare la colpa ai giocatori è facilissimo, perché dopo una prestazione del genere contro l'ultima in classifica non riesce a portare a casa 3 punti, penso che è semplice dare la colpa a chi veramente può avere la colpa. Ma la colpa oggi soprattutto ce l'ha una società silente, una società che fa finta di niente, una società che sta trasformando la storia della Juve, che è lunga più di 130 anni, nella storia di una squadra che è, diciamo, apparsa in Serie A solo 10 anni fa da qualsiasi promozione. Un John Elkann che onestamente non sta dimostrando la propria juventinità facendo silenzio. Dispiace perché la Juve, come dico, ha tanta storia. La Juve è la squadra che in Italia ha rappresentato, come dire, la signora in tutti i sensi. 38 scudetti, tanti record, e oggi dopo questo pareggio tanti anni di storia sono stati mortificati da giocatori che non meritano di indossare la maglia, di un allenatore che non sa dare più stimoli. Ma oggi la Juve, ripeto e chiudo, manca una società che ami e che abbia al cuore la Juve come ce l'abbiamo noi tifosi che non l'abbiamo mai mollata. Viva la Calabria! C'è poco da fare. Ma perfetto, mamma mia. Buonasera. Buonasera, Villani. Che genio. No, credo di aver visto il peggior primo tempo della Juve da quando la seguo, e erano tutti da prendere a calci nel culo. Guarda che ciuffo che c'ha questo bastardo. Come se ne entra così. Pezzo di merda. Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo, bastardo. Ma buttalo fuori. L'ho tolto. Che il cazzo me lo posso fare? Proprio se lo lascia qua, che proprio ti dà fastidio anche a te per lui, praticamente. Chiaramente. Per farlo notare. Come lo posso fare nella barba? Tutti e 5 non è che siamo messi benissimo. Cassino, che è dura la storia. Futuro, queste le parole di Allegri. Abbiate pazienza, tanto mancano 10 giorni e saprete tutto. Mamma mia. C'è qualcuno che dice su Twitter, sì, infatti. Chiunque sia il prossimo allenatore della Juve, lo voglio vedere far meglio di Allegri con gli stessi identici giocatori a disposizione. Non... Io lo dico da tanto tempo, io nel senso chi arriverà verrà e spero che faccia bene, perché io tifo la Juventus, ma io se dovesse rimanere questa rosa dubito che si possa fare meglio di questo, di questi risultati. Attenzione, non sto dicendo che sia difficile esprimere più bel calcio, perché anche Villani, se si siede in panchina, esprime un calcio migliore di Allegri. Però a livello di risultati ho i dubbi che con questa squadra si possa fare di meglio. Ovviamente non è giustificabile la prestazione di oggi contro la Salernitana. Purtroppo c'è da dire che c'è un po' di sfiga, ma io non sputo nel piatto dove ho mangiato, continuo a dire questa cosa. Per me Allegri è un allenatore e verrà rimpianto quando non ci sarà più e basta. Donna, scusami, non salgo e risalgo e riscendo e risalgo dai carri come te, cioè mi sono rotto il cazzo. Donna, io ti dico una cosa onesta, io ti rispetto tutto quello che vuoi, sei libero di sparare le cavolate che vuoi, rispetto anche le tue cavolate, no, le cazzate perfetto, le dici okay, tu. Perfetto, tu a parte essere donna sei pure santo, parlerò con il Papa, ti darò qualcosa per farti poi santificare, san donne.
è quello dell'Inter. Ti volevo dire una questa cosa. Questa è stata molto brutta, però prego. Questa, perfetto. No, io voglio dire una cosa. Cosa c'è da, da rimpiangere in Allegri in questi tre anni? Cioè, cosa dobbiamo... Dopo oggi ancora vuoi rimpiangere cosa? Ma tu continui a parlare di triennio quando il triennio della Juventus è stata una tempesta, un uragano, cioè non c'è ma mai stato... Ma quest'anno dove era l'uragano? Dove era la tempesta? Quest'anno la tempesta... L'hanno parliamo fatto di risultati, campo. Continuiamo a parlare di risultati. La Juventus quest'anno è arrivata in Champions League, ha fatto sì, però donna, però donna, fatto no, dai, 1,23 punti di media. Che ha battuto la Roma, donne, dai. Dai. Ma dobbiamo solo vergognarci una stagione così, anzi io no, perché da ma il problema è tu il problema è che tu un giorno dai la colpa a Allegri, un giorno a Vlahovic, no, un giorno a Locatelli, un giorno a Pino, un giorno a Sciscione, un giorno a Spadoni. Frate, fate una ragione, no. Qualcuno dovrà io la essere colpa, responsabile. Io la colpa ad Allegri, come tu ben vedi, l'ho data quando Allegri era quando ha smesso di essere primo. No, perché è indifendibile veramente. Ma donne, ma come si fa a difendere un allenatore o dei giocatori ormai del genere? Cioè, oggi io la cosa ma che ho detto... Non sto difendendo, Cristo di Dio, ma non si può elogiare, non si può elogiare. Perché elogiarlo oggi... Ma come oggi beve l'acqua? Allo stadio. Spadoni, come sta andando la sua dieta? Bene, bene. Ho perso molti chili, sto più caldo, sto meglio, diciamo... Non ho più il problema. Oh, meno 4 alla gota, Spadoni, mi raccomando. Mamma mia. Visto che si sta allenando, Allora, ragazzi, dobbiamo andare anche su Red, dobbiamo fare migliore e peggiore, che ci siamo allungati troppo di là. Tanto voi juventini siete, siccome i romanisti, siete sempre in lotta sull'allenatore migliore e peggiore, non rendendovi conto che, secondo me... purtroppo, ragazzi, la vita va avanti e magari c'è un momento in cui la Juve, anche un decennio e prima... Adesso la Juve ormai è una squadra che secondo me l'obiettivo Champions con la rosa che aveva è giusto. Poi voi tirerete fuori la carta, come si chiama? Rabiot, che prende un sacco di soldi, e Vlahovic. Però è così. Fangio, ma noi siamo in Champions non grazie a noi. La Juve ha fatto una stagione che se c'erano avversari veramente che competevano, ma non dico proprio che dovevano essere 5-6 come l'Inter. Ma se c'erano altri 4-5 con rendimento del Milan, la Juve quest'anno arrivava ottava. Sì, c'è Champions grazie a sto cazzo, infatti, sì. Ma siamo in Champions grazie ai risultati pessimi degli altri, donne. Dai, se no siamo sempre punti a vabbè. Sono contento che hai questo ragionamento. Ma io, è così, questa è la partita che ho letto oggi. Vatti a vedere la media punti Champions degli altri anni e mi dirai se la zona Champions... Abbiamo meno punti della stagione di Pirlo. Vabbè. E tutti criticavate Pirlo perché la squadra è più scarsa. Pirlo c'aveva Ronaldo, Cristiano Ronaldo, porca puttana. Di chi stiamo parlando con una persona che capisce di calcio o una persona che non capisce un cazzo? Aveva solo Ronaldo. Io stima di te, capisci di calcio oppure no? Aveva solo Ronaldo. Allora mi paragoni la Juve di Pirlo con questa, non capisci un cazzo. Quindi no, non è così. Secondo me, l'esperienza che Allegri doveva fare 20 punti in più. Sembra di sì. Ah, sei contento? Ci volete dire il migliore e il peggiore? Ma io infatti volevo fare anche Call of Duty, decidere insieme. Ma te lo sei scaricato, Augu? No, domani mattina dai, è gratis. BJ, il migliore e peggiore, che dobbiamo andare su Reddit per lei. Allora, il migliore in campo, no, parto dal peggiore, Locatelli, perché sembra il peggiore in campo. Il migliore in campo io metto Chiesa, perché entra scarso Locatelli, cioè, no? E cambia la partita. Locatelli il peggiore, il migliore Chiesa che entra. Benvenuto sul carro di Locatelli, pippa atomica. No, Locatelli ragazzi, lasciamo stare che... Ma ragazzi, ma la Juve ragazzi, manca uno che fa girare la squadra, punto. Ed è dopo Pirlo... E secondo me Pjanic c'era all'altezza. Mi sono sentito dire in questo canale che faceva cagare, che era un bollito. Pjanic, infatti, infatti Pjanic. Si vede da quando non c'è Pjanic. Non ha più vinto niente la Juve, non fa più gioco. L'unico era un po' Fagioli, ma non è il suo ruolo. Comunque, Don, migliore e peggiore per te? Per me Locatelli peggiore, quindi sono d'accordo con BJ, ma lo dico da 3 anni. E migliore, dai, ci voglio mettere Miretti, che secondo me è entrato bene oggi. Servirebbe un miracolo. Io sono qui. Datemi un segno.
21 non lo è. L'ho interrotta, Spadoni voleva dire qualcosa? No, dicevo che il migliore dei 22 è il football Chaouna, giocatore incredibile. Innamorato? No, no. Attenzione a Chaouna, grandissimo calciatore. Segnatevi, segnatevi questo nome, tra tre anni chi lo vediamo? Io tra tre anni. Allora, quadro del giorno. Il principe diventa re, olio su tela. Sonzo con Re Carlo. Vi dico che abbiamo già il vincitore di Redi, probabilmente. Sì. È giusto. Comunque, ragazzi, ha fatto un glow up Sonzo devastante. Certo, ma è proprio tanta roba. Salt Calligraphers. Povero. In un multiverso un Faina romanista reagisce ai gol della Lazio. Guarda dove sta! Guarda dove cazzo sta Patrick! Maledetto! Allora maledetto! Maledetto! Sia maledetto! Sia maledetto! No! Sei maledetto! No! Ci dice guarda ciao, dove comunque. Sta! Che incompetente! Guarda dov'è! Guarda dov'è! Guarda dov'è! Che è successo, Davide? No, ma posso capire che ha preso il tunnel? Sia maledetto. Guarda dov'è, guarda ma sia dov'è, maledetto, non lo sentivo. Dov'è. Guardate il calcio per quello che è. Guardate il calcio per quello che maschio, è. Qua maschio, ragazzi, qua posso dire Faina calcio prime. Qua era veramente impurezza. Impurezza. Cioè, questo è un capolavoro d'arte. Pensiero mio proprio zero costruzione, proprio perfetto, che si incazzava con gli Haller, ci stava male, proprio della Lazio. Forse Ciccione sei stato orgoglioso di lui nella prima season di Faina. C'è andato vicino Asso. Che te dice il cuore, Asso? Quello che mi dice la testa, 3-1 Roma. Insomma, penso che non sia riferita questo qua. Ti vogliamo bene, Franza, Ale. Secondo me non è la competitor da Roma per il quarto posto. Per quanto riguarda la Lazio, per me non è la competitor, lo dico, cioè nel senso, a me la Roma il quarto posto sono delle ottà col Napoli e se ci riesce anche col Milan. C'è la miseria, c'è capisco. E il problema è che De Calcio ci capisco troppo, non devo parlare. No. Secondo me non è la competitor. Bellissimo Claudio TNR. Porca troia. Preoccupati. dai, poverino. Fra Lullo. Secondo me domani viene. Tifosi della Roma, fantastici sognatori. Video già invecchiato male. Però che Roma faranno i check-in. Non so, notizia, notizia. Non vi rendete conto che Roma faranno i freddi? È buono che stronger. Cambia solo il presidente. Il Roma. Sarà una Roma incredibile, impressionante. Staremo a vedere, questo è presto per dire. Pov, sei Pancio, si è finalmente deciso a cacciare l'usurpatore che sta intossicando CV. Chi è? Dissing da Iale. No, raga, non mi va il dissing, c'ho proprio la voglia, vi dico la verità. Vediamo domani magari, poi lo vediamo in privato, chissà che cazzo gli avete scritto, non mi va. Quando sei in bagno e tuo fratello viene a disturbarti. Matias! Insomma, la vogliamo ricantata se possibile. No. Sonzo, com'è la canzone? Com'è quella canzone? Fa Dea Magica. Com'era? Guardate il calendario. Guardate che il calendario che ha l'Atalanta. Questa cos'era? Dopo? Che cosa? Te lo ricordi? Vabbè, comunque non fatto. Cioè, fa riderino. Uomini distrutti. No. Fra Rullo, la solita rometta.
quinto posto Europa League attuale. Carina. Psicodramma Pino Giglio. No. Sono 10 maschi tutti insieme. Poi ti posso dire, però, ha un grande difetto. Cioè, ne ha tanti, diciamo, però. Che infatti il più importante è che... come te lo posso dire? Dura un minuto a letto? Esagerata, molto meno, minchia. Esagerata. Le donne sono sempre esagerate comunque. Mamma mia, un minuto, e c'è. Ma dipende da quando inizi a contare. Una maratona. Scusa, ma tu da quando cominci a contare? Io? Tu da quando cominci a contare? Da quando devi chiedere a lei. No, magari lei conta da quando si spoglia. Ah, ok. Allora un minuto ci sta. Video invecchiati malissimo. Minchia, no. Bei tempi questi, bei tempi che sono durati poco e niente. Lo so. Incredibile. Quindi è ufficiale, Akash Çalhanoğlu è un nuovo giocatore dell'Inter. Di ieri, per questa pippa di merda. Anche io l'ho già visto. Abbiamo visto questo. C'era una pippa, esatto. Poi non fa, ma perché meglio fate più video? No, ma è di ieri. Ma secondo me il migliore, ragazzi, vi dico la verità, è il primo. Vediamocene un altro. Bellissimo quello. Sì, questo Viva Estonia. Pov, sei un estone. Scusate, sei un estone. Stai guardando l'Eurovision e non vedi ND9. No, God, please, no! Vabbè, si è esagerato sta pretesa. Vi portiamo noi la calamita da Dublino. È attacco diretto. Carino. Vabbè, questo ragazzi è quello che vince stasera. Non so perché è cambiato. Eccolo qua. Guarda dove cazzo sta Panic! Maledetto! Maledetto! Allora, se vuoi, abbiamo la ruota, eh? Sì. Andiamo a vedere la ruota. E non mi ricordo... Raga, io vado. La maglia di Di Marco. Grazie, Augu. Ah, infatti, ciao, salutiamo ragazzi. Tutti che rimaniamo noi a fare la ruota. Grazie, Augu. Grazie, BJ. Grazie a voi. I 10 minuti penso, Andrea, ma c'era un attacco al bagno sotto una notte corsa proprio. Era impellente, Andrea. Però rischiavo questa acqua qui, Andrea, insomma, vedo. C'era il cappotto. Ma a proposito, grazie a Dem Sport, ma la pizzeria la riapri o no? Sì, ho sentito venerdì Ninjo e mi ha detto che in settimana, solo che c'hanno una botto di roba da fare. Sarà sistema tutto, Andrea. No, stanno lavorando H24, tutti i vestiti, le macchine. Tutto, per loro penso che sia un danno grosso, perché comunque... Sì, no, però te lo chiedo per sapere qualche notizia sulla pizzeria, Andrea, se c'hai voglia. No, tornerà, no, gliel'ho detto, però... Ma si sono preoccupati loro di dirmelo, sono stati gentilissimi. Forza Terrazza! Promossa questa inquadratura, le piace di più rispetto a quella prima, non sa ricorda forse, però secondo me è meglio. Ho cambiato inquadratura. Sembri tipo le donne meglio, quando si tagliano i capelli non glielo dici. Vabbè, stai benissimo così, no? Stai benissimo. Adesso devi solo imparare a streamare, però il resto è perfetto. Apro la scuola tra poco, apro la scuola. Allora, la maglietta di Di Marco, tanto ambita, adesso capisco perché dei 21 abbonamenti, ragazzi, chiedo scusa. Pensavo che a un livello del genere non ci saremmo mai arrivati. La settimana della cucina, la maglietta di Di Marco, vabbè. Con 0100, Naturel, Roberto Golden Beats, Mario Ferri Falco e Carenza 92, minchia. Allora ragazzi, io me ne prendo due, mi prendo il Kun e Mario Ferri. Asso, tu chi voti, secondo te chi vince? Io mi pio Vicarenza e Naturelle. Spado, dai, io prendo Roberto, dai. Basta, sono finiti. Prendo Naturelle e Carenza anch'io, però. Prego, spinala. Ah, sale sul carro mio, signor Spadoni. Sì.
vince l'ambitissima maglia di Di Marco. Chi è questo? Naturale. No, Marco, Mario tra l'altro è milanista. Ma arriva a Carenza. Minchia. Arriva. Eccolo qua. Carenza! Grande, grande. Che sale sul carro dell'alto. Ah, Vittorio, un mio amico, un grande. Complimenti Carenza, al massimo mecenate, giusto così. Questa settimana. Non so se in chat. Altra spedizione in New Jersey. No, ma ormai abbiamo fatto. Abbiamo deciso che andiamo io e Manfred lì in vacanza con una sacca di maglie e risparmiamo. Giustamente. Minchia, non so quanta roba ha vinto Carenza, eh. Certo, non ci è andato sotto, però. Anzi, sopra, però. Ha vinto tanta roba. Voglio vedere. Comunque, ragazzi, la roba di Pascali è devastante. Tanta roba. Minchia. Ora, ragazzi, Pascali agli Olimpo. Tanto Pascali poi è un giocatore incredibile, persona incredibile anche. Non l'avevano messo, avevi detto, no? Io l'ho visto. Ah sì sì, Sesso ufficializza Zaccaria e Pascali, perché dicevo c'è anche un altro che posso dire. Zaccaria e Pascali, ragazzi, questi sono infermabili, eh? Cioè Porrini, Zaccaria, Pascali, adesso bisogna vedere chi ha preso in porta, non so Crispo. Se l'avevano. Crispo, capitano. Pensavo lo desse a Porrini il capitano, ti dico la verità, eh. Ma comunque secondo me Crispo è promesso sposo, alla fine prima o poi finirà ai Muchachos. Lasciate cucinare Crespo, colpaccio. Ma io non pensavo mai che Pascali andasse via da Ragnar. No, asso, cioè erano così legati. Ma pure i grandi amori nascono e finiscono. Poco tempo fa sono andato insieme all'ospedale a fare i regali. No, è vero, anch'io li vedevo molto legati. No, voglio vedere il ragno. Cosa tira fuori dal cilindro a sto giro? Perché se è vero, anche come dicono qua. Stavo leggendo dei commenti, caro. Proiezione Pegasus, Andrea. Proiezione Pegasus versus Muchachos dell'anno scorso, dai. Però guarda che ragno di Melegnano, occhio al ragno, eh? Perché l'avevano lasciato. Oh, ma guarda che lui veramente dalle ceneri, eh? È stato impressionante. Lui a prendere i Pegasus da Campolunghi e gli rimette in sesto da solo. Quindi mai dire mai. Staremo a vedere. No, ragazzi, non vado su GTA che non abbiamo raggiunto il gol. Mi dispiace. Allora, grazie a Spadoni e ad Asso. Grazie a voi. Grazie a voi. Buonasera, Rocci. Buonasera a tutti. Grazie, ragazzi. Grazie. Spammate i canali per favore dei nostri ospiti, anche del Don. Stop, eh? Non lo so. No, se non arriviamo al gol, no, 21 non può nemmeno. Oggi sono mancati Bobby Mecenate. Bastava. Sespo, ragazzi, gli ho scritto e non mi ha risposto. Ho scritto amore ci sei, ma aveva riscritto lui annunciandomi già l'ospite, però non lo posso dire, non glielo voglio bruciare, lo faremo domani pomeriggio. Dai. Stasera male. Vediamo chi c'è in live, raga. No. Marta aspetta a Lugaz. Berlino, Grimbaudi, il Gattone, Zano, Gischianto, Mazza, Gioe. Grazie a voi, raga. Adesso. Ciao, bro. Ciao. Andiamo. Con chi? Andiamo noi. Datemi un bacio, raga, l'ultimo. Sì. Cos'è? Ciao, raga. Occhio domani. Occhio a questi due domani. Occhio a questi due domani. Cosa è successo, Gabara?
Che cosa hai combinato ieri sera? Non me lo sono visto. Ieri sera mi sono visto un film molto bello con mia figlia. Comunque, raga, non mi ricordo il titolo. Mezzo dissing di Gavara ieri sera. Vabbè, ci sta, tanto Gabi gioca. Mi raccomando, ragazzi, che oggi c'è stato un momento, lo dico ai nostri abbonati, dove stava scappando un po' la cosa. E a quelli che magari sono, quando capita che magari qualcuno tilta, i nostri abbonati, quelli che vogliono il bene del canale, cercate di mettere acqua sul fuoco e non benzina, eh. Andiamo da Nicola a dirgli che sta roba di quanto duri a letto. Vabbè, che non la alimentiamo, bravo. Tu salvo comunque. Cioè, meno male, raga, seguite quello che dicono i nostri moderatori, soprattutto Salva, che a differenza di Albi è meno sul piede di guerra. Cerchiamo di mettere acqua. Alla Summer Tifo, ovviamente Golden Stake. Ovviamente Golden Circle. Io c'avevo voglia di andare avanti, mi rompe il cazzo. Mi rompo un po' il cazzo. No, della Gotta, ragazzi, non vi parlo, eh. Bobby Amale! Bobby Amale! Bobby! Bobby! Una luce in fondo al buio e si prende il VIP mensile, adesso da togliere gli altri, dai altri VIP. Grazie Zomi. Mi è scappata anche un po' di pipì, vi dico la verità. Attenzione, una luce in fondo al tunnel. Ah, Zomi, sei già VIP forse? Grazie comunque, spandi mecenate per Zomi. Io ci sto credendo, metto la musica, spandi mecenate per Zomi che ha fatto, è stato quello che ha messo il cuore oltre l'ostacolo. Ora io vado in bagno e tocca a te. C'è i pantaloni che sembrano. Oh, torno, arrivo, Pavones, eh. Bobby Amale, Bobby Zidane Pavones. Bobby, Bobby, Bobby.
grazie mille Zidane. Ragazzi, facciamo sempre la 150, eh? Non so come mai stasera è stata così, però noi vi dico, cioè abbiamo, cioè non è un canale personale, è un canale che ha tanti interpreti, non mi state a fare, è così, tante volte l'ho fatta con meno, eh. Grazie Zidane e grazie a Zomi. A 100 ti faccio una pompa, mor. 150 ingoio. Metti solo gioia della vita mia. Possiamo vedere due minuti gli altri, non va da letto. Però dopo sennò non ha più senso il gol. Però grazie, lo faccio solo per Zidane. Bobby Avale, Bobby Avale, Bobby, grazie mille Fede, storico mecenate del canale. Metto anch'io mecenate. Inizio a crederci, vi dico la verità, inizio a crederci. Bastillani, anche lui fa il suo, lo porta a 40. Iniziamo a crederci. Ne mette 20 per il loco Pino o Caterina, deciderà lui a oggi. Se inizio a crederci, Filippo Lazio ne mette 5, 1900, inizio a crederci. Grazie mille Phil e grazie a Zidane per averci 25. Farà rullo. Il Kun. Bobby Avale, Bobby Avale, Bobby, 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 Bobby. Meno 29, meno 29. Lo devo fare per il culo e gli altri. Come mette uno. Ci inizio a credere. Respira e sospira. Respira e sospira, Sainz. Amici della Rossa, amici della Ferrari, sbanderate, uscite fuori, sbanderate. Dopo un anno e due mesi, la Ferrari torna a vincere. Torna a vincere con Sainz. E andiamo. Ragazzi, mi hanno bussato, non posso più urlare. Ho urlato troppo. Bobby, sono, ho paura di un biglietto domani mattina, lo metto da qua, ovviamente facciamo così, eh? Pensavo fosse un rumore di fondo, invece era una cosa. Faccio come quelli che abitano con la mamma, meno 11, pezzi di me. Meno 10.
adesso mi tocca farmi delle tende, un tendaggio tutto qua attorno per provare a coprire il suono. Cioè mi sento proprio, perché da una parte c'è il mio lavoro, dall'altra parte non è che puoi urlare. Perché hanno un cazzo di lavoro fa questo qui. Un po' urlare. Un po' urlare. Sto mettendo il titolo alla diretta e l'ho copino detto 30 secondi. Per le tende, per favore, per le tende, per le tende di casa, aiuto, per le tende, e loco tenda, però potrei decidere se fare camperigno o fare loco pigno, io lo farei decidere a Zidane Pamones. Zidane, scrivici quello che vuoi e io lo farò, no, vabbè, è che non posso urlare come prima. Prima stavo urlando, effettivamente. Se mi evidenziate quello che scrive Zidane Pavones, per favore mi fate un favore. Camperino, ragazzi, è il futuro, praticamente. Jade, stiamo parlando del futuro. Respira e sospira. Respira e sospira, Sainz. Amici della Rossa, amici della Ferrari, sbanderate, uscite fuori, sbanderate. Dopo un anno e due mesi la Ferrari torna a vincere. Torna a vincere con Sainz. E andiamo. Grazie Greg Boy. Ti metto immediatamente anche Gabra, mio fratello Gabra, che ne mette uno. Dice, io sono con te, io sono con te. Posso dire che l'impossibile potrebbe diventare quasi possibile a 150, anche se lo faccio uguale, eh? Però vi voglio ringraziare tutti per il sostegno, che non è mai scontato, raga, eh? E grazie che riconoscete l'intrattenimento come un lavoro, grazie mille. Quindi della stima che avete. Perché io credo che se uno arriva a pagarti vuol dire che veramente pensa che sia intrattenimento. Quindi grazie. Cerco di fare del mio meglio, seppur sbagliando come tutti. Non posso pagare il sì, ma vado verso lì. E cosa ha detto Zidane, raga, quindi? Grazie, non era per farmi dei complimenti, era proprio per la bet la pago alla fine, metti che me ne mancano 46, metti che ci arriviamo. Io sono molto democratico, ma oggi sei diventato padre, forse. Esatto. Andiamo su GTA. Vi dico, ho comprato, non ve l'avevo detto, il Battle Pass di Call of Duty. Quindi camperino adesso con le armi ci sa fare. E ho comprato anche qualche muta. Una di Snoop Dogg, basta, non dico altro. Però dobbiamo fare, cioè come l'abbiamo fatto il locale, qua è giusto che farmiamo anche di qua, eh. Scusate, per rispetto. Ma arriverà il momento anche di camperino, eh. Evidentemente, perché io sono contento che il loco comunque, cioè camperino che batte subito il loco voleva dire che il loco veramente aveva rotto il cazzo, invece oggi vuol dire che piace ancora anche il loco. Aspetto per il loco che diventa padre tra l'altro oggi. Allora, vediamo un attimo che cambio di inquadratura. Arrivo, raga, devo chiudere. Porca paletta, scusate un secondo che devo chiudere, devo uscire da StreamYard e riaprire qua. E
dispositivo. Pa, pa, pa. Eccolo qua. Minchia, mamma, proprio tirato con... come tipo con la scopa. Vi ricordo, vi racconto questa cosa qua. Quando io ero piccolino facevo una marea di danni, ma talmente tanti, e mia mamma mi picchiava, sì, ma picchiava proprio come se, non lo so, capito? Sempre, ma tutti quelli della mia generazione, non è che era mia mamma, io vedo anche i miei amici, però mia mamma sempre, comunque siamo arrivati, e io ero veramente un birichino. Cosa succede? Che una volta c'è il terremoto, io corro giù e dalla paura mi sono messo a piangere davanti a mia mamma, perché avevo paura che mi picchiava, perché pensava che ero stato io, no? E niente, questo è quello che provo tipo quando mi capitano queste cose qua. Un saluto dall'altra mia mamma per la festa della mamma. Ciao mamma. E a tutte le mamme di OCV Sport, tra l'altro. Perché mi sono cagati in mano. Sono servite un cazzo le botte, raga, servono un cazzo. Secondo me le botte servono... Io a mia figlia gli ho dato una patacca nella mia vita. Comunque devo capire perché non sto sentendo l'audio, raga. No, sto sentendo. Una patacca in tutta la... per una roba grave. Comunque, ma cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Cioè, allora vaffanculo le tradizioni e tutto, non mi dite niente? Sto ancora un po' preoccupato. C'è quella canzone qua, Scusate. Mi dite niente, Top, una moto. Sono un po' in ansia per questa cosa che è un po' sull'aria, ragazzi, dico la verità, Spero sia... Non la prendo. Non l'accetto. Mai accettare moto dagli sconosciuti. Primo, regola numero uno. Regola numero uno. Adesso lo chiamo a Logan e gli dico di portarmi una moto, perché io non le rubo le moto. Giusto o no? Era Logan, però fa ridere se lo chiamo. Che io non so che è mia questa moto qua in realtà, Io lo chiamo e gli dico, dov'è? Ma se José è in città. In città José. Pino Aleandro Giglio. Uè, Giuseppe, com'è? T'a posto? Tutto bene, dove sei? Sono qua al mare, ma sono a piedi. Mi riesci a passare a prendere? Sto andando verso, come si chiama, il locale, quello là con Polifemo. Ah, sì. Oh, c'hai un po' di rientro, Non so perché. Comunque, mo te vengo a piedi, porto lì. Cioè, te porto, tu te porto, tranquillo, passo io. Ciao. Come si chiama la zoccola dell'ultima volta, ragazzi? Laila? Ma è la psicologa zoccola. Si chiama la zoccola dell'ultima volta, l'hanno chiamata zoccola, però lei non era zoccola, era un po' seria. Però aspetta, andiamo prima al locale, poi la chiamiamo. Ah, Marta. È nato tuo figlio. Come è nato mio figlio? Ma non è mio figlio, minchia, però non si può dire così. Per messaggio. Dai, come fai a dire una cosa di per messaggio? Come l'hai la zoccola, ma chi sei? Buonasera! Sono Pino Giglio, tutto in maiuscolo, proprio in caps lock, perfetto. Prima si risponde a lei e poi è nato tu. Anzi, vediamo prima le non rotture con l'oglione e poi parliamo di mio figlio. Amico degli ultimi istanti senza un bambino. Vale.
Non sento l'audio io. Non si sente. Ci sarà un giorno in cui riusciremo a parlare? Subito la devo chiamare. Si fa chiamare. Sole zoccola. Stefano, soccorritore. Pino, quando ci sei. Ah, questo è quello che fa da taxi, diciamo. Come si chiama? Sole zoccola. E non si sentono gli audio, raga. Non so perché. Sole zoccola. Vediamo un attimo. Sta. Your call is... A quanto pare. No. Ci sei domani sera? Proviamo. Ma Giuseppe dov'è? Comunque questo locale qua sarebbe perfetto per noi, ragazzi. Con lì scritto... Ah no, si chiama Blue Marine quello dello steccato. Ragazzi, c'è qualcuno di Crotone qua in chat che ha mai visto quello dello steccato? Come si chiama? Blue Marine. È un po' diverso, onestamente. Le castelle anche spaccherebbe se fosse scritto le castelle qua. Però quello lì di Cuto si chiama Blue Marine, secondo me. Io sono di Lamezia, c'è stato? E si chiama Blue Marine, no? Pino Marina anche. Chi è che non ha iniziato a fare un video? Mezzo colore. Ma comunque nessuna mi... Comunque Instagram non riesco a... Ciao, piacere Pino, Nadia. Comunque, questo è scritto che è nato mio figlio. Risposta perfetta. Giuseppe, dove cazzo è Giuseppe? Leggeri bisogna stare, quando c'è queste brutte notizie qua, leggero, io devo stare leggero, lei mi vuole buttare giù, io, noi leggeri, come se non è successo niente. Sai che forse con la motocicletta la prendevamo, era meglio. Rubi? Giuseppe, dove sei? Ecco, sono arrivato, tu dove stai, davanti all'ex pizzeria? No, qua davanti al Blue Marine. Eccomi, arrivo, sono arrivato, attacca, sono arrivato. Una canna, vediamo. Una canna la faccio io, dai. Io non c'ho ancora drogata quando sono entrato. Pure per rispetto. Via, Giuseppe. La vuole il loco. Giuseppe, sei tu? Allora, Pino, sono io. Buonasera. Ben trovato. Allora, calma, fammi parlare. Ma siamo giustamente... Aspetta un secondo. Come si chiama quello delle auto? Logan. Vabbè, sentiamo Logan. L'unico fratello rimasto, ultimo, bravissimo. Questo è l'aeroporto, raga, che voi sappiate. Pino? Logan, fratello. Oi. Un casino, Logan, un casino, fratello. Che succede? Devi venire qua all'aeroporto, devo scappare, compa. Devo andarmene via da... in Messico, devo andare, compa. Un casino. Che hai messo incinta, Pino? Quella là che ti avevo detto, ti ricordi del test di gravidanza, mi dai una mano? Mo, a parte che non ha fatto il test di gravidanza perché il mio DNA non l'ha preso nessuno, uno. E due, dice che mio figlio ha intortato i miei amici. Questa qua, compà, mi vuol rovinare. Me ne devo andare. Ma che te ne devi andare? Troviamo un'altra soluzione. Che fai? Te ne vai? Me ne devo andare in Messico, compà. Me ne devo andare in Messico. C'ho il locale che me l'hanno chiuso la finanza. E non ci posso andare. La che hai fatto? Non hai pagato le tasse? Ma no, ti dico la verità, me l'hanno chiuso così senza dire niente, ma a me 4 giorni, non, pure tramite gli avvocati, non si sa niente. Poi comunque io ho come si chiama? Tu non c'hai un aereo di Stato? Un aereo di Stato non è che possa andare a Messico, come lo giustifico questo viaggio in Messico? Vabbè, poi ne parliamo, in Messico ho tanti amici, Luca, non ti devi preoccupare. Troviamo un'altra soluzione. Vediamo di fare sto test del DNA. Che dici, Cuba? Cuba. Riesci a venire qua per favore, che sono in aeroporto io. All'aeroporto? Sì, sono qua. Al 91, ok. Dammi giusto 2 minuti. Grazie. Ciao.
No, Giuseppe qua, ragazzi. Giuseppe mi ha tradito, ragazzi, Giuseppe mi ha tradito. Cioè, lui pensa, secondo me, da amico, di avermi fatto un favore. Cioè, mi ha tradito. No, no. Tra amici non si fanno queste cose qua, No. Si scappa insieme, sono d'accordo, dai problemi. No, non so se scrivegli o no, Giuseppe. Cioè, io comunque da amico Pino è rimasto... Cioè, Pino gli ha dato tutto quello che poteva dargli, ma lo chiami con quella là, compa. O chiamo Marta e scappo con Marta. Quell'altra là. Che magari, sai, tra donne, poi si incazzano tra donne. In bar. Però aspetta un attimo che sta arrivando Logan. Capiamo un attimo con Logan da farci e poi chiamo un bar. Marte, non mi fate meta, raga, porca paletta. Perché poi per me è anche difficile dopo, cioè, secondo me chi dice che legge e poi dopo io non riesco. Non sono più, come si dice, fresco, come se non so un cazzo. Più vergine. Ma non la chiamo, che mi avete detto. Cioè, perché io per far meta praticamente mi devo divertire, per non far meta devo non sapere. Se no, poi dopo se la chiamo è fake, punto. Però scappare con Marta mi era venuto un po' in mente, Un pochino. Scusate, vado a bassa voce. Mi faccio paranoia perché sto sballato, però so pare. Finché sono queste le paranoie. Comunque chiamo un bar. Your call has been forwarded. Meglio così che anche lui con lei. Vi dico la verità. Ma Marta se con lei poi... Chiamare l'avvocato, tocca montare su un casino giudiziario. Ah, bravo. Ecco, questo non è meta, è una bella idea, così siete i miei neuroni. L'avvocato è bello. L'avvocato come si chiama? Jack, questo qua, no? Un cazzo. Si chiama l'altro avvocato, porca puttana. Vabbè che tanto se arriva coso. Tottoi non so che cazzo, se vediamo se è in città Tottoi. Tottoi mi posso fidare. Your call has been... Se Fragolina in città, magari Fragolina. Your call is... Lucaz. C'è sempre qualcuno quando hai dei fan. Aspetto che si formi il pubblico. Ciao ragazzi, buonasera, siamo già in 1000. Ciao ragazzi, aspetto un attimo che si formi il pubblico. Come vedete sono qua in aeroporto, ragazzi, che sto per partire. Adesso vi spiegherò tutto. Aspetto un attimo che si sta ancora formando il pubblico. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao Nico. Eccoci qua. Già gli haters che arrivano, vabbò. Bella, adesso ti sputtano davanti a tutti i miei fan. Ciao ragazzi, ciao a tutti, eccoci qua. Forza ragazzi, mettete like e così va in home la diretta. Mi raccomando, un bel cuoricino, inviatela ai vostri amici. Non la blocco Nicola, non la blocco. Voglio che tutti vedano la donna che è. Allora signori, sono in shadow ban, purtroppo l'ultima volta eravamo in 8000. Ci tengo a dirlo, no? Che poi magari social boom fa cose... 8000 persone eravamo, siamo in 2500, è tarda notte ragazzi, ma sappiate, tanto la lascio questa diretta poi, non è che non la lascio, mi distraggo, hai capito? Sapete perché mi distraggono tutti questi haters? Perché mi hanno incastrato, hanno corrotto i miei amici e hanno falsificato un test del DNA, signori, facendo risultare me genitore di un bambino al quale io non ho fatto nient'altro alla madre se non un anal. Ora ditemi voi, per un anale si può rimanere incinta?
fare molto ridere come cosa, amici, fa molto molto ridere, eppure è così. Vale, sto in diretta su Instagram, mi è successo un casino, mi hanno incastrato. Come l'hanno incastrato? Mi hanno incastrato, mi ha detto che è nato il bambino, si è presentato con il mio migliore amico Giuseppe. Mi vogliono incastrare, compà, e me ne sono scappato, sono qua in aeroporto, compà, devo andare in Messico. Sono qua da solo in aeroporto, al 91. Sto arrivando, devi andare in Messico. Sì, compà, ne devo andare. Come cazzo? Vabbè, sto arrivando. Adesso questi qua vengono qua, oh, mi devo nascondere, oh. Che adesso mia con quelli là vengono lì, eh. L'unica, o mi nascondo, sto in diretta su Instagram, proprio per dimostrare, perché se sono in diretta su Instagram non mi possono fare male. È l'unico modo per dire. Paranoiatissimo. Eccoci qua, amici, scusate, ma mi è arrivata una chiamata perché sta arrivando la polizia. Intanto siamo già in 5.000. Buonasera a tutti, ragazzi. Ecco qua il mio pubblico. Scusate, un attacco hacker. Ciao Ciro. Ciao ragazzi. Non so se mi vedete bene, ragazzi. Grazie, ingegner Mezzogiorno, e grazie a tutti, ragazzi. Vai che arriviamo a 6.000. Spolliciate, ragazzi, mi raccomando, inviatela anche agli amici. Allora, ragazzi, sono in aeroporto che me ne sto per andare da questa città, voglio abbandonarla per sempre perché mi hanno incastrato, mi hanno chiuso la pizzeria, la guardia di finanza, non dandomi neanche spiegazioni. E adesso quell'altra là, c'è una che va in giro a dire che sono padre, signori, e non è falsificando il test del DNA, scusate. E quindi io adesso me ne vado, però dico una cosa, questa città la lascia, non sono padre, vedi che poi si creano dei misunderstanding, però siamo in 6.000. Ciao a tutti ragazzi, iscrivetevi al canale che vedo spesso che tanti di voi guardano i video ma non sono iscritti. Ragazzi, allora è arrivato l'aereo, io devo andare, no, non è nato nessuno, ragazzi, per favore, dai, che mi viene l'ansia. Ciao, addio. La posizione, allora vediamo, andata giusta, no? Situazione pesante, ragazzi, per Pino. Però se mi sposto, ma che lo chiama Luca? Arrivo, Pino. Ah, mi vedi? Sì, ho visto la posizione, mi hai mandato, no? Ah, ok, sì. Stai dentro l'aeroporto, sì? Sì. Ok. Non c'ho niente da farmi, zecca. Tranquillante, facciamoci un tranquillante. Che come se lo beve, proprio, il tranquillante. È a boccetta. L'altra è nell'altra. Dai. Logan! C'è il giro. Stavo ripensando alla nuotata. Marta Zoccola, ma serio? Quindi sei diventato padre? Porca puttana, vedi, sta già girando la notizia. Oi. Oh, compa. No, niente, Logan, ma guarda, sparami un colpo in testa che è sei meglio. Sei impazzito, Bino. Sparami un colpo in testa. No, mi serve, ti dico la verità, mi volevo affogare e buttare di là in mare, ti dico. Ho provato. Poi che non so questa? Che cazzo è successo, ho perso i sensi a un certo punto, ero vivo, per miracolo, ti dico. Che vuole questa, scusa? Questa qua dice che il bambino è mio e io non l'ho messa incinta, compà. Fondamentalmente ci ho fatto una succhiavata due volte, ci sono venuti due volte in bocca e una volta da dietro.
Come è possibile? Ah, dillo tu, bravo, perché io non lo so. Secondo me è possibile. Maria abbiamo qua. Non ho capito. Abbiamo una nuova Maria. Hai una nuova marijuana? No, abbiamo. Ah, no, no, no. Copra dello Spirito Santo. È stata pure cornificata allora. Io sono stato cornificato da lei. Se si è fatta mettere incinta da un'altra. Ah sì, ma quella era già incinta, compà. Quella era già incinta. Quella è capace che si è tenuto la cosa in bocca e se l'è buttata dentro per finire. Non lo so, capito? Mo' dicono che il test è mio. Io non ho fatto nessun test, compà. Il bello è che hanno coinvolto pure i miei amici. José Mourinho. Uno che si chiama José Mourinho. Ti pare una persona affidabile? Uno che si chiama José Mourinho a te? A me non mi sembra, no? Ma facciamo fare un test allora. Cioè, te lo faccio fare io. Conosco il presidente dell'ospedale. E poi, ma poi... Poi qua. Senti. Oddio. Ascoltami un attimo. Chi è? Oh. Innanzitutto questi sono tuoi che ti devo dare... No, dico, mi puoi dare una mano con il test? Sì, per forza. Ma in che modo? Come dici tu? Oh. Salve, Sbarre. Buonasera, Mbare. No, local, lui è un mio amico, Mbare. Abbiamo lui la lui. Licenza per quel mezzo, Mbare? Sì, 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 sì. È mio. È da bene. No, mo adesso praticamente Mari mi hanno messo, stavo spiegando, mi hanno fregato. Praticamente questa si è presentata lì col bambino e con un mio amico, capito? Bastard. Beh, col mio migliore amico che secondo me l'ha corrotto, perché questa qua mi vuole prendere dei soldi, raga. Diciamocelo papale. Andiamocene in mezzo, va bene? Io questo è quello che volevo fare, compa. Andiamocene. Ma tu c'hai l'aereo? E tu l'elicottero? No, perché Logan diceva che potrebbe farmi fare il test, diciamo. A sto porto andiamo a casa da me, c'è la favela a sto porto. A fare il test? O a fare... No, avevo detto quando andare a Messico. Ah, sì? Oh, potrei anche fare il test e magari poi andarmi a nascondere finché non arriva l'esito? Ma se non sei il padre, perché devi nascondere? Fino. Perché comunque sai che quando uno dice le cose agli altri, la cosa gira, mo' mi ha scritto una ragazza... Quando tu hai il certificato che dimostra il contrario, la gente può dire quello che vuole, poi. Ah, questo è vero. La verità è scritta, poi. Allora ci andiamo in... ci vediamo in ospedale, andiamo in ospedale a fare sto test. A quest'ora non ci sta il presidente, però... Ma guarda che veramente... Voi... Oh, Logan, comunque questa città qua fa cagare, compare, ti dico la vera. Ma ti pare normale che l'ospedale è chiuso, compare? Ma gli vogliamo parlare che serve un nuovo sindaco? Pieno cielo sindaco. Dai, compa. Licenziamo Logan e tutti i poliziotti. Che me licenzia, me? Che c'entro io? Licenziamo tutti senza poliziotti. No, Logan, no, che c'entra? E quindi che facciamo? Andiamo... E quindi non ci possiamo andare adesso, ci andiamo... Allora, ascoltami un attimo. Vedi se domani sera trovi quel medico lì, per quell'ora qua, che io cerco di venire, nel frattempo mi nascondo, compa. Capito, Luca? Devi decidere tu, cioè non è che... Decidi tu. Se lo posso fare adesso, il test lo faccio adesso. Adesso no, adesso non possiamo farlo. Allora prova a vedere se trovi quel medico lì domani sera. Domani sera sì, domani sera sì. Un colpo in testa, non sente niente, le posso sparare. Vado via combatti, ringrazio Logan. Facciamo così. Domani, allora, tu mo parla con... Vedi che consigli di Ambare, Ambare comunque è una persona squisita. Se anche lui mi stava dicendo giusto appunto questa cosa. Squisitissima, anche lei è squisita, sì. Ringrazio. Ambare, un secondo che volevo chiedere una cosa a Logan, scusa un secondo. Logan, ma una domanda. Ma sto test qua... È un po'... Cosa? No, sto test qua, dico, no? Sì. È un po' un test... È un test, Test normale? Sì, cioè, nel senso... se tipo non Inter Sassuolo? Sì, esatto. Allora, a posto, ci hanno capito. Hai visto i soldi che ti ho dato?
Per quelli che mi dovevi. Sì, esatto, esatto. No, no, te ne devo ancora mettere per dirti quella cosa lì. Sì, vabbè, quella non mi dimentico, parte, non mi dimentico. Oh, c'è un bar che si sente bene. Oh, dove è andato? Bare. Eh? Sto bene? Sì, sì, sono solo spolato. Ma guarda che c'è la ruota bucata, non so se ne sei accorto. Avrò preso un chiodo prima, sono entrato dentro l'aeroporto. Ah, possibile. Sì. Vabbè, allora mi vado a nascondere, Logan. E ci aggiorniamo domani sperando che la risolviamo sta cosa qua. Ma pure per la pizzeria, ti puoi informare che sulla finanza che me l'hanno chiusa, compa? Sì, sì, lo so, completamente chiusa. Ma ti aggiorno io, ti mando. Sì, però ti dico la verità, mi stanno mettendo veramente i bastoni tra le ruote. È un'incinta, la finanza lì. Mi sembra, Logan, che ci sia un accanimento da parte delle istituzioni su di me. Ti dico la verità. Proverò di informarmi. Vabbò. Vamo. Bare. Compa, andiamo, va. Saluta a Logan. Benvenuto, Logan. Ciao, arrivederci. Ciao, Logan, ciao. Grazie mille, sei sempre gentilissimo. Si figuri. Bene, dove dobbiamo andare? Lontano, compa, lontano. Oh, no, fermati. Quello di un bolossotto che non ne ha. Ma sei matto, no, compa? Ma dove l'hai tirata fuori quest'arma? Alla mia pistola. Ma capì? Ma c'hai della cocaina, bare? Non c'ho della cocaina, bene, però se vuoi ti faccio vedere dove la producono. Andiamo. Minchia. Quello è sempre stato il mio sogno, compa. Vedere campi? No, proprio fare quello di lavoro, ti dico la verità. A me. Bello, il ristorante, per l'amor di Dio, ma la cocaina, compa. Cioè, alla fine io lavoro per pagarmi quella, capito? Quindi. Allora, dove dobbiamo andare? Vuoi andare in Messico o dove? Tipo Messico mi sarebbe piaciuto, che c'è un po' tutto lì. Te lo faccio vedere, poi decidi tu. Vai, fammelo vedere. Ma Marta, l'hai rivista tu, Marta? Ma l'hai rivista tu, Marta, compa? Sì. E com'è? È che se guida non posso parlare, bene. Ah, ok. Quindi, allora, direzione Messico? Se si può andare in Messico, ma anche in un posto dove ci possiamo nascondere, se c'è un posto tranquillo, fino a domani. E poi magari ci andiamo dopo in Messico. No, ci mettiamo là a nasconderci. Tu devi nascondere fino a domani? Sì, fino a domani. Ok. Andiamo. Non c'hai freddo così? Non c'ho freddo, perché dovrei avere freddo? No, che siamo in alto, io c'ho un freddo, porca paletta. Metti un po' di musica, bene. Tipo Top Gun, tutta la musica dell'aereo che si vanno a schiantare. Ma perché è lontano il Messico da qua? Ci arriviamo, tra poco dovremmo arrivare, ci mettiamo circa 5 minuti. Ma tu però non la senti se metto la musica? Metti, non ti preoccupare. Tanto devo guidare, capito? No! Come faccio per far sentire anche lui? TV devo fare? No, non la so mettere qua la musica, compa. Allora, ti insegno. Vedi sul cruscotto c'è il muscolino M. Ah, ok, ho capito. Ok, poi dovrebbe aprire una barra a sinistra dove c'è una nota musicale. Sì, l'ho fatto, adesso la faccio, la prendo. Ok. Ma posso incollare anche Spotify, raga, qua sopra o solo YouTube? Solo YouTube? Oh, ma dove siamo finiti, compa? Messico. Minchia, ha riaperto gli occhi. Non parte comunque sta cazzo di musica. Deve rimettere. Ah già. Abi, io dovrei parlare urgentemente. Io ti faccio a faccia. No, faccia, non mi dirti quella cosa là anche tu, faccia.
No, no, io devo parlare di un'altra cosa. No, ma già, il bambino. Lascia perdere il bambino. Cosa mi devi parlare? Ti devo parlare di una cosa seria. Dimmi, siamo qua io e te, siamo al telefono. No, queste sono cose. Oh, non te devo fare niente. No, faccia, mi sembri mia madre quando dici non vengo niente, non ti faccio niente, Andrea. Oggi, tra l'altro, è pure la festa della mamma, gli hai fatti gli auguri. Certo, io ho fatto auguri a mia madre, come sono importanti familiari, Io ho mandato pure 20 rose a casa. Come si chiama? Come si chiama tua mamma? Si chiama Carmela, detta Carmelina. E che qual è il suo piatto preferito? Calcolo che mia madre è genovese, quindi il pesto è genovese, come lo fa lei non lo fa nessuno, pensa ai gnocchi. Minchia, Genova bellissima, bellissima città. Senti, però non andiamo fuori, io sto con, ti devo parlare urgentemente perché mi hanno proposto una cosa e ti devo parlare perché io vorrei fare questa cosa all'inverso, capisci? Cioè? Quindi ci dobbiamo incontrare. Che cazzo vuoi fare? Mi vuoi vedere a quattro occhi oppure vuoi parlare con te? Sì, no, è che in questo momento sono scappato, non sono in città. Vabbè, quando ci stai allora mi chiami, non dici niente a nessuno e parliamo 5 minuti. Ma è grave come cosa? Beh, diciamo che se va fatto all'inversa poi decidi te quello che fare, capito? Bene, sono stacco il telefono, qua ci rubano tutto. È una cosa molto, diciamo, vabbè, se c'è da fare adesso... Dai, calma, ti richiamo. Ciao. Secondo me mi vogliono ammazzare, bene. Che cazzo tanto, che cazzo c'è a trovare qua? Guarda dove sto portando, guarda. Infatti, ma sai che mi piace sta città qua, compa? Ma qua fanno proprio la cocaina? Siamo nella zona dove si produce. Come mai sto... Ma è proprio cognome così? È il nome dell'organizzazione, bene. Sai, ma ci stanno quelle cose anche mafiose, tipo la gnagnina, la matria, no, tutta questa cosa così. Sì? Noi siamo la metà. Permesso, buonasera. Non immaginate seduto lì, bene. Questo è un bel ufficio, ti dico la verità. Bello il mio, per l'amor di Dio, in pizzeria, però questo qua... Posso provare a sedermi? Prego. Qua c'è i sigari qua dentro. Ma non ti conviene fumarle. Perché? Diciamo che sono dei sigari che si danno per cortesia per ammazzare la persona. Ah, ok. Allora non li fumo. Ma scusami un attimo. Posso parlarti un attimo da solo davanti, lontano da loro? Puoi parlarmi avanti a loro, tranquillamente. Sicuro? Sì. No, dico la cocaina, dov'è? Ah, i campi di cocaina, puoi vedere? Ma sì, ma anche un grammo da sentire, giusto per capire com'è proprio qua. Io ho sempre sentito tagliata. Bene. Vederci. Figlia, Pino... ma Pino un po' sta nel cartello, Pino un po' fuori dal cartello. Lui vuole fare il sindaco, però è giusto avere contatti con la malavita, siamo sulla strada giusta. Comunque pare, mica, ma che posto è questo qua, raga? Cioè, a parte guardate quanto cazzo è fatto bene, non si può neanche dire sti isola qua. Comunque in bare è un paradiso terrestre questo qua, compa. È un paradiso terrestre, dico, questo qua, proprio. Non hai visto niente ancora della villa, però se vuoi andare a vedere i campi di cocaina ti porto a vedere i campi. Vabbè, ognuno ha le sue priorità, Se facevo l'idraulico ti chiedevo... Oh, madonna. C'è? Ah, perché ci sono altre parti della villa... Ma non è che c'è uno di quei signori qua con il fucile che c'ha pure un grammetto, una cosa? No. Non lo so, guarda, quelle poi vengono pagate per stare lì. Senti, meno. Però ti voglio far vedere una cosa. Comunque è bellissima questa villa qua. Che ti prendi una ragazza, puoi stare lontano da occhi indiscreti. Sì. Mi chiamano e mi dice, Mare, mi serve un posto dove fare zung and zang da forte. Ah, madonna. Comunque è bellissimo sto posto qua. Caio Perico si chiama. Caio Perico? Sì. È calabrese quello dell'architetto? Pensate, sì, sai. Perché mi pare un cognome tipo di scandale, quelle zone lì. Ah, madonna, proprio pare... La scena. Minchia, spettacolo, compa. È la cosa più bella.
è qui. Non faccia meta, Nicole, per favore. Che butti la persona sotto. Cioè, faccia almeno finta di non farla. Se secondo me, se andiamo sott'acqua, troviamo anche ancora qualche cadavere qui. Dici? Sì. Sembra un po' la Liguria, da qua, lo sai? No, 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 non è tanto sicuro, diciamo, navigare in queste acque. Ma perché? Perché sono... È pieno di mine. Di mine? Sì. E come mai, compà? Per vedere, diciamo, deve essere inespugnabile sotto ogni punto di vista. Minchia. Ma hai mai fatto la gara di sputo da qua o di pisciata? Possiamo fare la gara di pisciata, bene. Ho paura di cadere giù, però, eh. No, no, facciamo quella di sputo. Inizia tu. Addirittura da là. Bene, ma è rimasta qui sul cornicione. Ho capito, compa, non c'ho catarro, non c'ho catarro, che ho fumato per la gamba. Minchia, dicevi a me per la ringorsa. Occhio. No. Oh, che... Occhio alle mine. Cazzo, le mine. E come faccio qua adesso da solo così? Potrei fare una diretta? Forse non è il caso. Da qui di farla. Però posso rispondere alla tipa. Quindi sei diventato padre? Ma va. Sentiamo qua. Bare, un consiglio, scusami un secondo. Bare, mi senti? Bare, mi senti? Sono qua, andiamo. Aspetta un secondo, ti devo chiedere un consiglio. Andiamo, ti faccio vedere una cosa mentre che parliamo. No, perché praticamente mi ha scritto Marta e mi ha detto sta cosa, che ma è vero, quindi diventi padre. Che gli posso rispondere? Stavo pensando tipo, ma va. No, tu scrivi le sì, ma niente di serio. No, compa, non si scherza su ste robe. Devo proprio dire un no, ma proprio facendolo passare come una roba, capito? Allora dici no. Credo che ci sia un complotto dietro, perché stanno cercando di levarmi tutte le proprietà. E poi cioè, tu gli dici, guarda, se non ti fido la mia parola, chiedo pure a Mare e poi ci penso io. Oppure le dico che mi vogliono incastrare, che è la verità. Esatto, mi vogliono incastrare, vogliono prendere tutte. No, ma gli mando ma va, faccio proprio il vago, è meglio così. Dove sei? Aspetta un faccio... Ma va, dove sei? Io scrivo. No, voglio fare il vago, compa, perché sennò dopo, capito? Deve essere come se ho fatto una scopata e uno me la vuole accollare a me, capito? Sennò poi dopo inizia a fare domande, ti hanno incastrato, chi è meglio ma che... Ma che vada a questa? Ma chi, a Marta? Marta. No, ma figurati che mi sono manco ricordato come cazzo si chiamava. Però mi ricordo che proprio che non l'ho chiavata, capite? Quella roba lì che mi ha fatto un po' ingrippare. Vabbè, la puoi sempre cavare. No, però di solito sono abituato che, diciamo, me la faccio subito. Ah, Madonna, Walker mi sta chiamando, compa. Questi mi vogliono fare che? Mi vogliono ammazzare. Ti vogliono fare il bello, ti vogliono fare. Ah. Fratello! Che dici, Pino? Tutto bene, amico mio? Oh, hai visto la Roma stasera? È loco. Ha fatto la cosa giusta, così almeno non passa la voglia anche di rapire. Bravissimo. Allora, avevi detto un bar. Un barettino, una cosa. Noi ci fermiamo in un barrettino qua sopra, ma un barrettino di un certo stile. Bello? Minchia. Il problema è che diciamo non... Il bar? Sì. Portavo degli amici che sono caduti in macchina. Ah, minchia, bello però, come situazione. Ma il bancone del bar dov'è? È lì. Ah, là.
Mica carino, è qua. Questo di notte è bellissimo, con tutte queste luci, qua c'è la palla discoteca. Le palline pure qua, anche di altro tipo, immagino. No, è bello proprio questo posto qua, C'è la spiaggia privata. Accesso privato. È un bel posto, beh. Questo è un posto della Madonna, compa. La gente come fa ad arrivarci qua? In elicottero ci deve arrivare? Oppure prendi... con la barca ci possono arrivare, ma ci vuole tempo. Ci vuole tempo, eh? Però è chiuso, mo. Vai, fai la diretta se vuoi farla. Così manda a fare in senso lavare la maglietta, bene, così sembra che sta al mare, capito? Che stai vivendo la vita. Bravo. Che... I pensa a te, ma ha scritto Giada Rose. Se vediamo la risposta Giada Rose, però prima dobbiamo fare la diretta. Anzi, stavo pensando che forse è meglio un bel posto, compa. Vuoi venire qua con me che ci facciamo una foto? Dobbiamo fare la foto? Ah. Aspetta come... Aspetta, no. Mi devo girare, aspetta. Mi devo proprio girare. Come cazzo faccio oggi? Conviene che lo il telefono, non lo faccio. Lo metto qua. Me la fai tu? No, facciamocela insieme. Qua, vieni qua. Teoria così. Però un po', vedi un po' più a destra, però mi può sembra, sai che mi sembra un po' ambigua come foto con te dietro così. Ma mare, bene, non si vede. Sì. Fermati, mi sposto io. Mannaia la madonna. Mi sta chiamando Walker, non riesco neanche a rispondere. Walker? Opino. Oh. Che dici? Tutto a posto, fratello, eh? E io bene, sto... Ma ho visto che t'hanno chiuso il ristorante. Ma c'è sta. Come senti Pino se c'è sta? Ma come mai? La polizia, gli sbirri, compà, me l'hanno chiuso. Perché? E qual è il motivo? Perché sono scomodo, compà, per sta città. Mamma, te lo riapro, non ti preoccupare. Ma no, fratello, è stata la finanza lì, te lo dico io. Ma scusa, ci pensava tutto Max, era tutto regolare, eh? Ho capito, sta di fatto che me l'hanno chiuso, però. Vabbè, io che sta a fare? Io sto con una ragazza. Non fa in giro un modo. Chi è la ragazza? Se boh, l'ho conosciuta qualche giorno fa, si chiama Marta. Per andare. Avevo mai... L'ho conosciuta qualche giorno fa in spiaggia. E dove sei? Ma è buona? È buona, è una cagacazzi. Buona, rompi coglioni, però simpatica. Come si chiama? Marta. Ah, la conosco Marta. Ah, conosci? Come la conosci? La conosco. Non ma sapevo che ci stavi provando tu. Sì, compà. Ma io sì, se ci provo con questa mi chiudono dentro al manicomio. Perché? Mamma mia, sì, è simpatica quanto te pare, però una rompi coglioni. Ah, sì? Questa è la classica che ti incastra, sì, sono sicuro. 100%. Hai visto tuo figlio? Ho visto oggi. Ma non è mio figlio, per favore, Walker, non iniziare anche tu con quelle robe lì, Sì, a parte non mi sembra davvero tuo figlio, c'ha gli occhi rossi, a me vedi... Lo sai chi mi sembra più il figlio d'Embare? Ma è vero che è di colore... Ma secondo me è d'Embare, sì, te dico la verità. Secondo me è il tuo. Mo ho capito perché mi hanno portato qua, allora. Ascolta, ti richiamo tra che poco, ma... che sono... Dai, se sentiamo dopo, sto in città, vediamo. Ma scusami, ma posso ficcarmela in caso, Marta? Una botta? Ma frate, ma quello che te pare, ma che cazzo, mi frega questa rompi coglioni. Ah, ok. Che me frega. Ok. Ciao. Sì. Dai, ciao, bello, ciao. Oh. Mamma mia, quanto sei bello, loco. Free, come le fighe quando si lasciano. Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cari credendo di aver vinto, ma i leoni non sono cani, il loco Pino. Ma qual è in bar, no? Il telefono radio non funziona più. Una puttana bastarda. Da dove salgo? A destra, qua sono le scale, bene.
No. La prendo io. Aiuto. No, aiuto. Dai. No. Aspetta, bene. Eccomi qua. Eccomi qua. C'era uno che guardava. Vale, ma... Sì, no, io ti sento, ma però c'è una cosa che ti devo dire. Mi hanno detto che praticamente il bambino è di colore, com'è? Una cazzata, l'ho visto prima, è come il latte. No, com'è? Hanno detto che è di colore proprio, e c'ha le gambe arancioni, compà. Ah, sì, perché è nato già con la tutina. Ah, guarda tu il caso. Io te lo ma dico. Non è quello mio. Però una cosa te la devo dire io. Ah. Siamo amici, no? Sì, certo. Lo sai che io ti dico sempre la verità delle cose. Certo. Oggi mia, quando sono andato a vedere, ad accertarmi che il bambino non fosse mio. Ah, allora vedi che anche tu lo pensavi? È certo che ci sono andato, ho chiamato mezza città, se permetti, sto attento. Comunque, stavo dicendo, quando sono andato mi ha detto una frase che un po' non mi è piaciuta. E che ti ha detto? Mi ha detto, volevo che il figlio fosse tuo. No, aspetta, com'è? Speravo che il figlio... Non mi ricordo come cazzo ha detto. Bella luce così, ha detto tipo... Mamma mia, quanto è bello loco. Come cazzo mi ha detto? Sì, è troppo bello. Regina. Ah, io non lo so, non chiederla a me. Ci sto pensando, aspetta. Era meglio se era tuo, mi ha detto. Eppure secondo me era meglio se era tuo. Ma ti dico la verità. Sei a me come vuoi fare a me su... No, no, cosa? Dico che sei stato felicissimo per voi, dico. Va bene, che ci vuole un po' arrivare. Godete il sole. Posto sono in centrale sempre. Mi deve dire delle robe Jade. Ma Jade invece di Jade che ne pensi? Non lo so, io ormai non la sento più da una vita Jade. Che a me che mi deve parlare pure lei, compa. Comunque tu a tutti che mi devono. Io pure a Jade, però boh. A me mi ispira perché il fatto di scoparmela in divisa, compa. Io non me l'ho mai scopata una sbirra. Mai? Mai, compa. Hai scopato la dille, se viene in divisa parliamo, tu vai lì, la scusa, boom, un bollano all'albo, Ah, siamo arrivati già, hai visto? Già. In che stato? Hai capito che è mezz'ora che stiamo in mare? Lo so, ma poi ti dico, a me non mi dispiace, a me piace il mare. È che di solito ci vado con la droga, senza droga mi sento proprio perso, ti dico la verità. Al mare quando ci fai, perché sei bello fumato, che ti metti là a prendere il sole e ti svegli che non capisci manco quando sei nato. Comunque mi sa che la prima che mi risponde che vuole un po' di cazzo glielo vado a buttare, compa. Ma gliel'hai scritto? Gli ho scritto, adesso non ho scritto come hai detto tu, se no, vieni tu da me, a tutte e due mi hanno scritto, compa, che faccio? Chi mi chiamo? Che cosa hanno scritto? Aspetta che te lo dico, Una mi ha scritto no cose tranquille, piacevoli e serene che vuole fare e l'altra vieni tu da me. Questo lo vuole, compa, chi se lo vuole, eh? Secondo me è meglio vieni tu da me rispetto a cose tranquille e serene. Che cazzo t'ha preso per tuo Gigio che deve abbracciare, deve strapassare da coccole? Vieni tu da me, io le risponderei, vengo dove vuoi. No, gli ho scritto dove si è. Ho sbagliato. Dove? Dove si è? Si è. Si è, ho sbagliato, il T9 di merda, porca puttana. Vabbè, ci sta. Sì, ma poi così sembra anche che rispondo velocemente, hai capito? E non... Che ti interessa a te? No, è giusto, no, con le donne bisogna fare così, capito? Che dai... A rispondere velocemente in realtà tu dimostri interesse, capito? Se lo dimostri troppo tardi poi la donna perde interesse. A te ti interessa fare bella figura, tu glielo devi appoggiare, mica tu lo devi sposare. Senti, io vorrei fare sesso con te. Sto per mandarlo a Jade. A destra, alle corse clandestine. A Jade gli mando, senti, io vorrei fare sesso con te, vediamo se funziona pure con lei. Eh sì, e poi la mandi le moto. Vai, sennò tutte le volte a parlare mi sono rotto che fischietta. Mandale le moto la zucchina. No, che volgare. Così sembra una confessione di uno che era innamorato.
tu devi sempre fingere di essere innamorato. Poi una volta ma che se lei. Ma l'hai scritto che vuoi fare sesso con lei? Vabbè, però dopo l'argomento bene. L'argomento bene, se, scusa, sesso è sesso, non è che è scritto voglio fare l'amore. Ma siamo vicini al pipeline qua, sì, Lucaz. Non proprio vicino. Però il pipeline ce l'ha. Non c'è l'elicottero, c'è l'elicottero, no? Il pipeline. Sì, l'elicottero l'ho dimenticato, non l'ho in Messico. Ah, in Messico l'abbiamo lasciato. E chiama. Ho rubato sta barca, perché avevo rubato pure l'elicottero e mi sa che lo stavano rintracciando. Ma sta barca qua cosa la usano? Compa? A pescare, a peschereccio, no? Te l'ho detto, bene, c'erano 10 persone che non ho capito, parlavano in maniera strana, che arrivavano da un punto, da un altro punto. Secondo me è tipo una roba tipo Greenpeace, quelle robe lì che vanno a salvare gli animali. No, Pino, credo che trasportino un essere umano. Ok, ok, e vabbè, sempre un modo di salvare gli animali, comunque. Tipo scafisti. Esatto. Tipo squalo... Questo si trasportano tutti. Allora, ma ha risposto servono... quindi una botta e via? Ah! Sì. La sbirra. Sì, sì. Non le dire false speranze, che sennò poi si innamora. Quindi una botta e via, gli dico... Sì, sì, sono sincero. Apprezzerò la sincerità e se la darà, secondo me. Anche due. No, anche due. La rimaniamo, capito? No, meglio una, appena poi due diventa una cosa seria. Ma boh, però ho capito, però c'è sempre una via di mezzo, no? Comunque un po' devi fare la mossa. Anche due mi sembra quell'educato, hai capito? Educato? Ah. Lo devi andare a spruzzare negli occhi, educato. Vabbè, ho capito, ma quello che devi fare lì. Poi comunque lei a me piace un pochino, Mi butto? No, che ti butto, sì. Succede? Dobbiamo scendere da qua, bene. Opla! Opla! E chi non si è bagnato? E chi non si è bagnato? Affangulo, bene. Una bella pozzanghera, sono finito. Caputtano, c'ho tutti i pantaloni nuovi. Vado a rubare una macchina, arrivo. Come la va a prendere? Anche due. Ma dove cazzo sono, raga? Non sono mai stati in sta zona qua io, Alla fine non avere la terrazza ci sta facendo proprio un botto di cose nuove, comunque. Stai divertendo, raga? Secondo voi ho fatto bene fino adesso? Mi sono piaciuto? Vi è piaciuto il loco? Secondo me è stato attinente al suo personaggio. Ah, sei tu? Cioè, ho rubato la macchina al tassista che stava lì, si era addormentato, ho dato una botta in testa. Minchia, comunque, compa, tu a fare i furti c'hai una dote, Pino, sono un criminale, Pino, non te lo dimenticare mai. Minchia. Qual è il tuo cantante? Dobbiamo andare? Al pipeline. Qual è che è il tuo cantante preferito? Che te lo metto? Il mio cantante preferito? Senti, non ne ho uno. Ah, te la metto io, spero. Come cazzo si chiama? Ma da qua, Pino. Minchia, spettacolo da qua la città. Ma qua dove, in che punto siamo? Qua siamo zona porto. Subito dopo. Dove cazzo è bene? Penso che sia quella, ma secondo me con della gente. Spero che ci sia un messaggino. Ma lei è della mia famiglia. Ah, è della sua famiglia quelli? Sì. E c'è Rosalia? No, non c'è Rosalia, quella. Domani sera c'è un evento del basket, c'è Rosalia. Ah, domani sera c'è Rosalia. Mamma mia, Rosalia, quando mi hai domani ci metto pronto per le base. Ma cazzo è andata? Forse spiaggia.
Vediamo a vedere. Ok. C'ho un po' paura che Marta sia... Risponde. Chi è? Aia, c'è la pietra di sabbia. Aia, ciao. Ciao. Che hai visto una ragazza, se non mi manca. Deve andare sull'altra, ragazzi. No, è provato lo scoglio dei depressi. Dove lo scoglio? Ciao, JK. Salve, signor Pino, laggiù. Salve. Laggiù, vedi, tipo qua si mettono tutti i depressi. Sì, ma no. Guardano il mare. Ragazzi, per caso eccola. Avete visto una ragazza di nome Marta? Abbastanza brutta. No. Grazie. No, ma non mi ha risposto, compa, non mi ha risposto, non mi ha risposto. Ma ha fatto venire qua e non mi ha risposto. Non la voglio più vedere. No, no, io sono così nelle cose, eh. Mi sono... Adesso me ne vado da quella là, compa. Ecco, tipo si trovava lì prima. Dove? L'ha uccisa. L'ha buttata negli scogli. Ma mi fai un cazzo, qua. Non ho capito. No, ma non la voglio più vedere, compa. Mica mi ha fatto venire fin qua per l'anima di un cazzo. Ma vaffanculo, ma andava a puttane. Mo me ne vado a ficcare là. Mo mi prendo un mezzo, compa, e mi vado a ficcare che sta al lago la sbirra. Beno. Ah. Ma è in mezzo al mare, Beno. Chi è? A lei quella che sta nuotando. Un paio di un cazzo, dico la verità. C'è qualcuno che nuota in mezzo al mare, Pino. Se usi il telefono, usare la fotocamera e ingrandire. Arrivo. Ho capito, ma mi ha dato buco, non me ne frega. Cioè, questa mi ha dato buco, compa, oh, ma ti rendi conto? Ecco qualcuno sulla barca, Pino. No, no, me ne vado. Ma non mi va neanche di farmi sangue a mano, me ne vado... Una grande bastarda. Ma pensa tu, oh. Tronzere. Lo sparo, bene, tanto ce la faccio a prendere. Se la vuoi sparare, per sfizio sparagli pure, compa, non mi dà da fare, anzi. Aspetta, ma... Aspetta, fammi mettere un... No, non aspetta, fammi... Andiamo, che me ne vado via. E metti che lei con un altro non la voglio vedere sta scena, sto dopo, ma... Oh, il Carmino. No, andiamo via. Ma questa qua è tua, compa? No. Ah. Ma va! Walker. Che mi ha tradito con Walker, oh. Non sappiamo se lei, però. No, è iniziato proprio un periodo negativo della mia vita. Non mi funzionava il telefono, va ammazza. A lei con Walker, bene. Lo vedo, mi ha scritto che non le funzionava il telefono, va ammazza da Bologna, ragazzi. Ma perché stava nuotando in acqua? Sì, col pesce di Walker stava nuotando. Ma tu sai dov'è il mare, dov'è il lago? Il lago, Beno. Ah. Quale? Fatti dire un po' quale del lago. Vai che ti porto. Mi ha detto di mandarmi la posizione. Ciao Jackie! Ciao Jackie, ciao ragazzi! Ciao un bare! Mo te lo metto, eh? Che cosa? Dove cazzo è sto lago? Dov'è il mille, eccetera? Ti insegno una cosa. Senza che ogni volta lo stai a cercare. Lo so, però mi dimentico come ci faccio le volte. GPS e il numero, giusto? Bravo. F8. Però sai come dice mia mamma? Chi non ha testa a gambe. Ma che cazzo significa? Che cazzo ne so, gli sembra mia mamma. Poi non mi sembra, non ho mai detto una cosa del genere. Aspetta che ci facciamo ma venire. Ma che la sbirra si fa trovare nuda che ti aspetta. No, gli ho detto di venirci a prendere qua, gli ho mandato la posizione. Lui l'ha mandato la posizione? Eh sì.
cazzo, non potevi far vedere dove c'era la strada, Peno? Ho capito, ma tu ti sei bloccato qua. Qua è la posizione, qua vicino. Ho capito, qua. Ma la macchina la vuoi lasciare là dentro, dobbiamo dire alla polizia. Ma qua ci stanno i crocodrilli, Peno. Crocodrilli? Non hai capito dove cazzo stiamo, qua, Peno, va bene, mettiamoci sul molo che stiamo tranquilli. Come i coccodrilli, oh? Come i coccodrilli, compa? Ma c'è strani i crocodrilli. Com'è che hai detto? I crocodrilli. E sono pericolosi. Non lo so, fai tu quando ti vedo il coccodrillo inizia a battere le zampe. I crocodrilli, beh. C'ho una paura. Ah no, è un uccello. Caccia, Peno, caccia. No, ho visto là, ma è un uccello, compa. Comunque devo chiamare. Oh, Walkermat che me l'aveva portata quella là, nuca, sì. Comunque le donne sono sempre problemi. Ma compa. Ci pensi, crocodrilli. Ma devo chiamare a Walker. Dove vai, tu? A vedere se ci stanno crocodrilli. Aspetta un attimo. Ah? No, dico, aspettate, volevo vedere. Devo chiamare Walker che mi ha detto che mi aveva portato lì la tipa. Sì. Oh, Walker. Dimmi tutto. No, ma sono venuto a scoparmi una sbirra. Quella lì mi ha dato pacco, compa. Volevo fare un attimo il geloso, capito? Ho detto tra di noi. Perché tu metti che era pesante. È abbastanza, sì. E che devo fare io? Ah, sei andato. Vabbè, dai. E allora che faccio? Vabbè, dai, mi faccio un giro. Dagli uno champagnino da bere, Walker. Sì, sì. Quelli di produzione. Ho passato un gran crocodrillo, bene. Toccava la produzione grossa. Dai, ci andiamo dopo. Ciao, cane. Dai, un abbraccio, Shopi. Oh, minchia, ma sta arma qua spacca il culo, compa. Posso provarla? Posso darla una sparare a mitragliatrice? Bene, non ce deve andare bene con quest'arma. Trema? C'è un bel rinculo? Qua wow, spettacolo, compa, mi sento uno di quelli. Posso dire come un attimo, mi sento uno di quelli di Gomorra. Esci dall'acqua, bene, crocodrilli. Ma pare uscito da Gomorra uguale. Capito, volevo fare quella cosa lì, compa. Porca paletta, non riesco a prendere. Ma sono finiti i colpi. È un caricatore c'avevi sotto. Ah, scusa. Aspetta che sta arrivando G, tieni qua. Oh, non posso vedere quest'arma, dammi sta. Con la spira. Pino, ma che cazzo fai in mezzo alla laguna? Che sei venuto a pescare? Oh, comunque è una bella chiavata, non va a pescare. Ma onestamente. Mi raccomando, vieni là fuori. Là? Vieni là fuori. Laguna. Ah sì, certo, in bocca. Buonasera Jade, eccoci qua, come va? Stai attento che c'è un sacco di coccodrilli qua, eh? Stanno i coccodrilli là, stanno. Ma perché siamo qua? Mi volete buttare dentro? Ma va. No, perché secondo me questo qui è un bellissimo posto per romanticizzare il romanticismo del... Sì, no, è che Bambare c'ha la barca qua dentro, allora sì. Ci hanno fermati qua. The fact. Sto prendendo la barca, io che vado. Allora, Mari, ci sentiamo dopo. C'è una macchina di un tassista lì? No, non dove? Non c'è fare caso. Ma guarda la gente che è diventata proprio degli incivili, compa. Che incivile. Incredibile. Veramente, guarda, poi sporcano la natura, i crocodrilli che muoiono. E già, questi qua, sai che fanno? Te lo dico io che ha fatto questo qua. Questa qua è la stessa gente che non c'ha il bancomat, non fa scontrini. E poi che fa? Fanno la casco sulla macchina e fanno quelle fine lì, si fanno i soldi dell'assicurazione, capito? Bravo, non ci avevo pensato, effettivamente. Che balordi, eh? Brutta gente. Vabbè, prendo la barca e me la faccio. Ciao, Mare. Ci vediamo domani. Ciao, compa. Scusami. Vuoi stare qui? Se ti puoi girare, che mi rivesto un attimo, scusa. Tanto, ormai ti ho visto. Che fai, il vergognoso? No, se vuoi posso rispogliare direttamente. Che bella barca, che imbare. Hai visto? Vuoi una botta? No, non posso. Ma sono incastrato con la barca. E come cazzo ha fatto uscire? Non ti posso aiutare. Ti posso dire che... Sì? La vedi quella barca lì?
Secondo te può entrare di dentro, dentro qualcosa lì? Ti sei dimenticato qualcosa, Pino, quella cosa che ti ho fatto provare? Sai perché ti ho fatto questa metafora? Sì, no. Oh. Prima di fare metafora sto cazzo, guarda che c'è quella cosa che mi devi rendere indietro. Che ti devo... Ah, aspetta, scusa. Se ti prendono con quello alla fine, Pino. Non esce. Non me l'ha data, Pino. Mi sposto un attimo, sto affari vostri. Sì, grazie. Prego. Prendila tu un attimo, compagno, è meglio. Devi mettere la quantità. Ma ti sei riuscito a prendere? Sì. Oh, non mi toccare, non mi toccare. Ti piace. Allora, vieni qua che ti metti il dito. Ma me ne sto andando. Ciao. Ciao, cane. Ciao, ciao, ciao. Sono le tre, raga, non posso neanche chiamarla, dai. Finisco l'azione sperando o la, allora, o la forzo una botta o me la farmo per la prossima. No, non riesco ad andare dopo le tre così tanto, raga. Provo un anal così sulla spiaggia. Sei fresco? Guarda, la giornata più brutta della mia vita. Perché la giornata più brutta? E me hanno chiuso il locale. Dai, andiamo al lago, va. Vuoi guidare tu? Ti va? No, no, ti guida pure tu. Davanti a te? No, 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 mi metto io dietro, che mi piace di più a me come cosa. Sì, sì, guarda che io mi metto davanti, eh. Sì, sì, mettiti davanti tu, mettiti davanti tu. Allora, tu vai, sali. No, devo salire dopo, no? No, sali, sali, ci penso io. Ma così sto davanti io. No, no. Vai bene. Dai, vai al 1013, va. Sai come si fa? Che cosa so come si fa? Sai come andarci? GPS, sai metterlo? 1013? No, mettilo tu. Non posso metterlo da così. Devi metterlo tu. Sì. /GPS 1013. E chi te l'ha data sta moto qua? Un tuo zio americano morto? Ma sì, lo sai che sono texana. Sì, ho capito, ma questa c'è una moto così manco Trump, dai, inguardabile. Ma non sto bene qui davanti, sono così comoda. No, no, ma non sto dicendo che tu messa lì vicino a me non stai bene. Io ti sto parlando proprio dell'estetica della moto. Ah, è carina. A parte che sbanda una pessima, proprio quelle macchine da... Le moto da mezzo camione non si addice a te, te ci dovrebbe tipo uno scarabeo, hai capito? Una roba così, più femminile. Perché uno scarabeo? Ma che cazzo di moto è? Dai, questa qua. Allora, come stai? Sto, che ti dico, sono molto stanco, però quello che ti ho detto, non ce la faccio più, Jade, io ti sogno notte e giorno, ti dico la verità. A me sogni notte e giorno. Sì. Tu prendi, sparisci, non ti fai più sentire. Ma perché lavoro? Cioè io comunque non ho la possibilità di avere, diciamo, il tempo per fare una storia d'amore. Però ti dico che non c'è notte che non mi addormento non pensando a te. Vestita da poliziotta che metto le manette. Allora lo sogni pure tu, eh? Dai. Dai, ti volevo dire delle cose, ma tranquille. No, sono uscita un pochino con un po' di persone, tra cui anche Giuseppe. Ah, è vero che stai uscendo con Giuseppe. Vabbè, com'è? Quindi? Ma il discorso è che arriva veramente troppo tardi e io non ho tempo di dedicargli il tempo che lui vorrebbe. Però è vero che te mi pare male, ma ti dico la verità, che mi hai detto di Giuseppe. Mi dispiace. Però no. Non è successo niente, cioè nel senso, obiettivamente parlando, non ci siamo più visti perché... fa orari improponibili per me, non... Beh, poi c'è anche un'altra verità, in realtà, nel senso... Insomma, mi era rimasto impresso. Azza, pesante. Ho fatto un po' fatica ad andare avanti. Pesante. Lo so, però sai come si dice, gli amici... Siamo arrivati, giusto? Sì.
Comunque veramente è una moto di merda, Gede, ti dico la verità. Al suo. Ma in che posto siamo qua? In che zona è? Siamo al lago. La porto un po' avanti, Oh. Minchia. No, mi posso vendicare di Giuseppe. Io e Giuseppe alla fine gli voglio bene, ragazzi. Però. Mi tolgo anch'io le scarpe, ok? Ascoltami un attimo. Sì, 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 assolutamente. Io ho capito quello che tu dici per Giuseppe, però mo io non posso, diciamo... Io non ti ho chiesto niente. Cos'è che non puoi? Io non posso, diciamo, sbilanciarmi se tu sei amica di Giuseppe. Cioè, così in maniera intima, hai capito? Non mi sembra corretto. Io non ho niente con Giuseppe. Non ho... Cioè, siamo usciti due volte, ma non c'è stato niente di niente. Quindi... No, chiaro è che se tu... Io sto fermo con le mani qui dietro e tu vuoi fare qualcosa, io ovviamente non mi oppongo, però diciamo che stare lì, sai, quelle cose là, no, mi sembra un po' una mancanza di rispetto verso un mio amico, no? Non so se mi sono spiegato. Ma se io ti sto dicendo che non lo sento più da un po' perché non abbiamo gli stessi orari, comunque... Chiaro, sì, però troppo, sai, non è bello ovviamente. Che cos'è che non è bello? Io sono uscita con lui in maniera tranquilla, non è che abbiamo fatto qualcosa. Neanche un bacino? Ti va di sentire una cosa? Ti va? Vai. Vieni. Entrare in acqua? No, siediti. Siedo? Qua? Aspetta, c'ho i pantaloni. Vabbè, che ormai li devo buttare sti pantaloni qua, porca puttana. Ma vabbè, dai, comprerai nuovi. Eccomi qua. Ma sulla moto ti sei seduto? Sì, no, ma per terra vuoi che mi siedo? Ma dove vuoi ti puoi sedere? Non faccio sedermi per terra, raga. Sit. Arrivo, sono qua. Ti faccio sentire una cosa. Sì, 3. Vabbè, così comunque. Cazzo. È così proprio da pompa. Cazzo. Lo senti ancora? Non la sento più la musica. Mi volevi cantare una canzone? Beh, te la volevo suonare in realtà, ma è sparita la moto. Vabbè, non ti preoccupare. Peccato. Però se vuoi io ho un microfono, Alla fine si canta con quello. Sei proprio scemo. Vabbè, non ho capito. E stavo cercando il modo di rimettere a posto la situazione. Volevo fartela sentire. Vabbè, me la fai a cappella, scusa. Sei proprio scemo. E vabbè, allora non ho capito. Perché devi rovinare questo bel momento, scusa? Non lo voglio rovinare. Allora, vabbè, canta, no? Ti metti lì e canti. Ma non era da cantare, era da sentire. Peccato. Vabbè, era un bellissimo gesto. Era molto molto bella la canzone. Sì. Davvero, Eh no, capito, non l'ho sentita, io più che dirti di mettermi al servizio, diciamo, dell'artista, non so che fare, no? Hai ragione. Beh, Va bene, comunque, ti vedo un po' stressato, cosa hai fatto? Ma guarda, ti dico la verità, è un casino. C'è una che dice che è mia, quella là, te la ricordi mia? Sì. Mo quella lì si è messa a dire che, che io c'ho un bambino, che è suo... Ha coinvolto Giuseppe, l'avrà pagato per dirgli che hai fatto un test di gravidanza lì, che è mio il bambino, che io non ho fatto niente. Mo devo aspettare, ho chiamato il... come si chiama? Um,
l'avvocato, ma non c'è. No, stavo pensando veramente a quando mi piacerebbe se ti inginocchiassi qua davanti e io, portando sempre rispetto a José, diciamo, godessi del panorama. No? Basta su José. No, no, certo, 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 certo. No, ma perché io chiamo così anche, diciamo, lui, eh? Non mi toccare il capezzolo, non mi toccare il capezzolo così che mi fa impazzire, non mi toccare così, mi fa impazzire. Così poco? Sì, sì, c'è il capezzolo guerriero. Sì? Fa un po', apre il taschino della camicia. No, non ti posso baciare, Jade. Però, ti ripeto... Ti ripeto. Belli, morbidi. No, no, davvero, davvero, davvero. Non me lo chiedere. Non me lo chiedere perché veramente mi mette in imbarazzo. Quando non mi guardare così con gli occhi. Non ce la faccio. No, 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 no. Vedi come siete. Vedi come siete voi. Non ci si può fidare. Non ci si può fidare. Non ci si può fidare. Non ti ho fatto niente. No, ho capito. Ascolta, adesso io mi sento in colpa con José. Mo mi sento in colpa. Ma per aver fatto cosa? Ma ci siamo visti due volte. Ho capito, però. Io ti avevo. Avevamo un patto io e te. Qual è il patto? Che tu ti chinavi. No, tu ridi, tu ridi. Tu ridi. Io sono un uomo di principi. Queste cose qua non si fanno. No? No. No. Dove vai? Cosa voglio fare? Cos'è sto... Che hai fatto, eh? Ah, madonna. Ma ti piace se ti stringo il collo? Che mi strozzi? Aspetta, va. Sì, però, no, però non è giusto che io ti assecondo... No, vedi... No, 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 basta, 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 basta. Troppe smangerie, basta, basta. Ti agiti così? Guarda che mica ti incastro. Dove cavolo? Basta! Fermo! Aiaiaia! E adesso? Madonna mia! Adesso cosa fai? Vai! Sentiamo! Vai! Guarda che romanticissimo qua così, Oh! Ma è una cosa bellissima questa qua. Ma vuoi sempre tutto subito? Ho capito, mica ha detto niente. Sei cattivo. Sei cattivo. Come cattivo? Sì, sei un po' cattivo. Comunque, Jade, io devo. Che faccio? Vado a letto quindi con. Madonna mia. Che cazzo lì? Niente, ti vedo agitato. Lo so. Ascolta, tanto ci metto poco, però non c'è un modo di farmi andare a letto con... Però no, ma non voglio forzarti, davvero. Te vai in giro nudo. Dove vai? Ad andare a letto, raga, sono cotto proprio. Dov'è Jade? Jade, ascolta. Io oggi ho imparato di essere incinta. Mi hanno chiuso il locale della finanza e sono stato tradito dal mio migliore amico. Mo che io ce l'ho butto. Non posso, basta. Oh! No. Basta. Come no? No, l'hai accettato. Ho capito, l'ho accettato perché pensavo fosse un altro tipo di, che ne so, un abbraccio. Ti avvicini sempre con l'inganno, ti avvicini. La prossima volta. Quindi questa mi aspetta. A mia madre, tiravano.
Scusa, scusa. Porca puttana, non c'è mica fregaglio, eh. Io non c'ho niente qua. Cioccolata. Ah, fa scherzo. State giocando a Ramino? Che facete, com'è? Madonna. In Malanova. In Malanova. In Malanova. E non risponde. Ma ah, dai. Sto nervoso, eh. Vabbè, questa è la fine di questa sera del loco, dai. Giusto così. Qua una puntata che valeva gli abbonamenti, grazie però a Jackav. Grazie a Jackav. Grazie a Gabrasciò, a Green Boys, a Bastigliani, a Sore, a Leandro, a Figue Piotta, a Gianmax, Tom Ford, e fede di occhio a tutti, e grazie anche a Berlino, ci fa sempre aprire l'RP anche oggi con quella roba lì, l'isola, tanta roba, grande Berlo, grande anche Giada. Va bene ragazzi, quindi a chi facciamo il rights? José è in live? José Mourinho? E ridere. Marta è in live. Ciao Marta. Sì, senza la terrazza vi dico, ce la stiamo chillando un po' di più. Cioè, chi c'è dopo oltre Marta? Facciamo Marta? Dai, facciamo la Marta. Ma come si chiama? Barra non è in live, tipo? L'abbiamo fatto l'altra volta, Marta. Ciao, però, raga, non fa più, diciamo, RP praticamente con noi. Ma Gischianto non faceva RP, non lo fa più. Ce la posso fare. Non fa più RP. Ah, ci ha fatto il ride Berlino, grazie, bello, non l'avevo visto ragazzi, scusate, non cerco di non guardare la chat perché nella metà fa meta, porca troia, poi per me è difficile, eh.